Poi il professore ha un vincolo col treno e quindi vediamo quindi di usare bene il tempo che gentilmente ci mette a disposizione. Lasciatemi iniziare con ringraziare il professor Alberto Vannucci, qui con noi, ve lo presento in due parole, professore di scienze della politica dell'Università di Pisa, è stato presidente di Libertà e Giustizia 3 anni fa, se non vado errato, prima di Nadia e di Tommaso Montanari, quindi persone che intanto è molto presente nel dibattito pubblico sui temi della corruzione, le sue pubblicazioni sui giornali, libri e tutto. In realtà abbiamo pensato di rivolgerci a lui proprio per l'autorevolezza che ha raggiunto nel dibattito pubblico su questi temi cruciali, e quindi a lui abbiamo chiesto di affrontare la questione difficile da affrontare seriamente, etica pubblica e corruzione. Professore, io do direttamente la parola. Grazie. E vediamo intervenire. Allora, buon pomeriggio e naturalmente grazie dell'invito, è la prima occasione in cui mi trovo come relatore in questo, come chiamarlo, prestigioso contesto, e quindi è sicuramente è un'occasione che cercherò di mettere a frutto presentando alcuni risultati della mia ricerca, non soltanto di quella passata ma anche, diciamo, in alcuni suoi recenti sviluppi, per così dire. Premetto subito, sono già stato inquadrato dal punto di vista disciplinare come scienziato della politica, quindi il mio approccio ai temi che tratterò è un approccio empirico, quindi il tema dell'etica pubblica tornerà, ma con una chiave interpretativa che è quella che, scusate, che guarda questo tipo di, chiamiamola variabile, il grado di immedesimazione dei funzionari pubblici, dei cittadini, in un senso, come dire, condiviso di ciò che è bene per la collettività, questa è l'etica pubblica per come la intendo, la considererò una variabile che va a incidere su quello che si può osservare e misurare, cioè i livelli e le tipologie di corruzione che esistono in un determinato paese, in particolare l'Italia. Vediamo se riesco a smaltire l'acqua che mi è andata di traverso nell'ultima sorsata che ho preso. Sbagliatissimo, mai prendere un'ultima sorsata prima di iniziare a parlare, va sempre di traverso. Quindi l'etica pubblica sarà letta in questa chiave. Parlerò invece molto o prevalentemente di corruzione, soffermandomi sostanzialmente su 3 nuclei tematici. I primi 2 li tratterò più estensivamente, al terzo accennerò soltanto nella parte conclusiva perché non vi voglio lasciare in una condizione di depressione clinica, come spesso mi accade quando vado a trattare di questi temi. L'argomento è sicuramente avvilente. È un argomento infatti che abbiamo proposto poche volte perché sì, ha questa tendenza, come dire, a generare che si fa accidenti. Se ci fosse un bugiardino degli studi sulla corruzione presenterebbe pesanti effetti collaterali. Lo studio della corruzione, chi studia la corruzione fa male anche a te, digli di smettere. In realtà presenta elementi, dal mio punto di vista studioso di corruzione, sicuramente di grande interesse, perché, permettetemi un'ultima notazione di carattere biografico, quando vado a presentare i risultati delle mie ricerche, che si basano, sì, in qualche caso su comparazione, ma il nucleo è ovviamente il caso italiano, in consessi internazionali, gli studiosi di altri paesi, come dire, ci guardano, mi guardano con un misto di ammirazione e di invidia, perché l'evidenza empirica che riusciamo a produrre studiando il caso italiano, i miei poveri colleghi scandinavi, per fare un esempio, ma più generalmente anglosassoni, non riescono a capirlo. Vi racconto soltanto questo e poi passo, diciamo, a fondare nella polpa della trattazione. Mi è capitato una volta, appunto, a un congresso internazionale, di presentare casi italiani. Era appena uscito Mafia Capitale, per capirci, quindi descrissi un po' quella vicenda, più altre, diciamo qualche cenno da Tangentopoli in poi. Dopodiché, nel coffee break, vengo avvicinato da un collega svedese. La Svezia, non so se lo sapete, ma nelle classifiche sulla trasparenza non è mai stata prima, che io ricordi, ma fra il terzo e il quarto posto, tra i paesi con un più basso livello di corruzione al mondo. Quindi evidentemente, diciamo, c'era una questione di orgoglio nazionale, cioè riteneva che in quel caso la Svezia facesse, diciamo, mi disse, però, un caso interessante, però abbiamo corruzione anche in Svezia. Dico, ah vabbè, mi fa piacere, complimenti, benvenuti nel club. Dice, sì, abbiamo avuto, pensa, uno scandalo proprio deflagrante qualche anno fa,
C'è stata una ministra del nostro governo che era probabilmente destinata a diventare primo ministro, proprio una figura in ascesa, che a causa di questo affare, di questo grande scandalo, si è dovuta dimettere con ignominia, poi proprio carriera politica cancellata. Dice, si chiama The Toblerone Affair, lo scandalo del Toblerone. Beh, interessante. Io proietto già la mia mente, dico, Toblerone, quindi ditta dolciaria, probabilmente appalti, pagavano tangenti per qualche tipo di appalti, dico ma è un problema di public contracting, dico, appalti pubblici. Dice, no, dice, pensa che si comprava le barrette di Toblerone con la carta di credito di servizio. Il che in quel contesto era socialdemocratica, era socialdemocratica assolutamente, doveva diventare presidente, sì era esattamente la vicenda è quella. Quindi all'epoca erano ancora c'era lo scandalo che in Italia è stato chiamato di rimborsopoli, non so se ricordate, dove con fondi pubblici, non con carte di credito pubbliche, ma con fondi pubblici destinati al finanziamento dei gruppi politici nei consigli regionali, ci si era comprati veramente ben oltre il Toblerone, non vi faccio un elenco perché se lo ricordate. Quindi questo è un po', quindi, il contesto in cui ci troviamo a comparare un fenomeno, e questo però non intenzionale, però in realtà è una buona introduzione al primo argomento che volevo trattare, un oggetto come la corruzione che, come vedete già in questo esempio, totalmente accidentale perché non pensavo a questo, si presta, come dire, a essere letto con chiavi interpretative molto differenziate tra di loro. Ciò che viene percepito come corruzione in Svezia e determina conseguenze politiche di grande rilievo, l'eclissi definitiva di una carriera politica, in Italia forse non sarebbe stato percepito neanche come un peccatuccio veniale, cioè nessuno si sarebbe preoccupato nella magistratura di verificare se quello si era comprato qualche barretta di Toblerone. Però entrambi, io e il mio collega svedese, eravamo convinti, abbiamo parlato di un tema che abbiamo inquadrato nella medesima cornice concettuale, parlavamo di corruzione, intendendola però probabilmente con modalità diverse. Quindi questa è la prima sfida, è esattamente il primo nucleo concettuale che volevo trattare, capire che cos'è la corruzione. E per capirlo, so che, proprio non so dove vuole andare, so che è stato ospite il mio amico Tommaso Montanari in questa sede, quindi tremo al pensiero di quello che, di meraviglioso che vi potrebbe raccontare lui e che io vi dirò invece miseramente, però ve lo dico lo stesso, nel Palazzo Pubblico di Siena, vengo dalla Toscana, quindi nella mia presentazione sarà toscanocentrica, c'è un affresco di cui io non vi parlerò nei termini ovviamente di storico dell'arte, non ne ho la dignità e non oso neanche avventurarmi, però un affresco che dal punto di vista analitico è estremamente interessante, perché è l'allegoria del buono e del cattivo governo dipinta da Lorenzetti nel lontano 1338-1339, che è un'allegoria secondo me straordinaria, perché a parte che è uno dei primi affreschi che ha un contenuto laico e non religioso, ma rappresenta esattamente gli effetti che il governo corrotto, il malgoverno, il governo deviato dalla cura degli interessi collettivi produce sulla collettività, la collettività sinistra. Era una sorta di monito l'allegoria del cattivo governo, dove tra vizi capitali che ronzano, verrebbe da dire, intorno al governante, colui che sta s'isola in mezzo, c'è anche l'avidità, no? L'abuso del potere pubblico per fini privati è precisamente una delle definizioni che viene data di corruzione, su cui tornerò tra poco, no? L'avidità, cioè il fatto di anteporre il proprio interesse a quello che ci è stato affidato e che non è il proprio, è quello della collettività. Ma l'aspetto più interessante è la descrizione appunto allegorica delle ricadute che il governo corrotto, anche questo è un tema su cui tornerò tra poco, parlerò di che cos'è la corruzione, che cosa produce e che cosa si può fare per contrastarla, i tre nuclei tematici, forse mi ero scordato di dirlo. Quindi gli effetti della corruzione ci sono in questo affresco, perché la comunità dove prevale la corruzione, dove il governante è corrotto, è una comunità che sprofonda nella miseria, sprofonda nella povertà, dove non si realizzano attività produttive significative. Perché? Perché impegnarsi nella produzione quando tutto quello che produci può essere in qualunque momento sottratto? Non c'è giustizia, il panorama, il paesaggio addirittura è devastato, campi incolti, la città in rovina. E qui quasi sembra anticipare i risultati di alcuni studi e di alcune ricerche che ci dicono che in occasione degli eventi sismici due sole variabili si collegano al tasso di mortalità quando c'è un terremoto.
la prima ovvia, scontata, il livello di prosperità di quel paese. Un paese più ricco costruisce con materiali di qualità superiore, quindi si muore di meno quando c'è un terremoto, perché il terremoto non uccide nessuno, le persone muoiono perché gli edifici crollano loro sulla testa. Quindi se si è più ricchi ci sono meno probabilità di morire in occasione di un evento sismico. La seconda variabile che è collegata strettamente ai livelli di mortalità in occasione degli eventi sismici è il livello di corruzione dei vari paesi. Perché la pratica della corruzione significa che si utilizzano materiali di qualità più scadente, che non si rispettano le norme antisismiche, che si chiudono occhio sui controlli, che c'è abusivismo. Questo è l'effetto alla ricaduta della corruzione, che determina una crescita della mortalità. Quindi quando parliamo di costi della corruzione ci dobbiamo mettere anche questo, un livello abnorme di mortalità in occasione degli eventi sismici. E Lorenzetti sembra averlo colto, perché la città è in rovina, ci sono le case crollate, sembra quasi dire. E poi è fantastico, secondo me, l'identikit che il Lorenzetti fa del politico corrotto del 1300. È un affresco che ha contenuto laico, ma quando vuole rappresentare la corruzione, ovviamente gli dà un taglio quasi demoniaco. Demoniaco, vedete l'occhio strabico, le corna, le zanne, questo sorriso diabolico, quella specie di bandana che gli copre la testa, vedete? Da allora ho sempre detto la bandana è un segnale di rischio di corruzione, un alto segnale di rischio, quindi diffidate da chi indossa la bandana. Questo, già nel 1300 l'avevano capito, quindi noi ci saremmo arrivati qualche secolo dopo. In realtà un po' ci scherzavo sopra, ma in realtà questa rappresentazione appunto lombrosiana in cui il male è facilmente riconoscibile, teniamocela presente, ma come monito, noi non riusciremo a vedere i segni della corruzione attraverso questa trasfigurazione demoniaca dei nostri politici. I nostri politici resteranno corrotti, resteranno sorridenti, benevolenti, o meglio, spargeranno a piene mani il senso, diciamo, della loro capacità di farsi carico dei problemi collettivi, naturalmente prima quelli degli italiani, poi quelli degli altri, casomai. Però, insomma, in qualche modo non è che è evidente. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, che è quello che cercherò, diciamo, di accompagnarvi in quel percorso, faremo quando tratteremo degli effetti della corruzione. Quelli li possiamo riconoscere. Gli effetti della corruzione li possiamo riconoscere, la corruzione no. La corruzione è un fatto sociale che per sua natura, per come ve la definirò tra poco, tende a restare nell'ombra. Io parto, essendo appunto uno scienziato politico, dal dato empirico. Allora, il dato empirico, e qui scusatemi ma ho presentato un po' di materiale sul quale mi limiterò proprio a qualche cenno fugace, materiale empirico, estratti di sentenze, passaggi di intercettazioni, roba così, insomma, materiale proprio repellente. La pratica della corruzione qui è come la descrivono, visto che siamo in Lombardia, mi risulta, ma cercherò di essere il più possibile equanime nella distribuzione dei casi. Bene, l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ex vicepresidente di questa regione, una vicenda non distantissima nel tempo, 2015, post Mani Pulite. L'ascesa politica del soggetto coinvolto nelle inchieste si è realizzata attraverso la sua capacità di circondarsi di una cerchia di persone che si è costantemente prodigato di favorire attraverso varie modalità, traendone a propria volta non dei vantaggi diretti. Vedete, la tangente già qui non è più osservabile. Ne ottiene in cambio riconoscenza e disponibilità, quindi debiti e disponibilità a restituire questo tipo di favori anche in un tempo futuro, quindi disponibilità a restituirli in chiave differita, cioè distante nel tempo, non a se stesso, magari ad altri appartenenti alla cerchia. Quindi io ti faccio un favore, in cambio ti chiedo domani, quando sarà il momento, di restituire quel favore a qualcun altro che io ti indicherò. Secondo un sistema che quindi tende ad autoalimentarsi, quindi nel tempo si trae al proprio interno l'energia necessaria a diffondersi e ad espandersi progressivamente. Quindi la natura sistemica di questo tipo di contesto corruttivo, voi con molta difficoltà, io lo anticipo subito, sono pronto a scommettere che questa vicenda giudiziaria, se non andrà prescritta prima, si concluderà con l'assoluzione del politico. Se si accettassero scommesse io ci punterei qualunque somma, perché qui è molto difficile e problematico, è una sfida per i magistrati riconoscere in questo sistema, che è chiaramente un sistema corruttivo,
quegli ingredienti essenziali che il codice penale richiede per poter riconoscere la corruzione, ossia la compresenza in un contesto spazio-temporale abbastanza ravvicinato da permettere ai magistrati di trovare una qualche, diciamo, riconducibilità dell'uno all'altro, di atto d'ufficio o atto contrario ai doveri d'ufficio e di denaro o altra utilità. Questa è la rappresentazione astratta, è una fattispecie, che dà il codice penale della corruzione. Qui, se questa è la descrizione, diciamo, empiricamente corretta di quel sistema, non ci sono più questi due elementi che si legano direttamente, l'atto d'ufficio e il denaro o altra utilità. O meglio, occorre uno sforzo interpretativo molto sofisticato, che non so se reggerà fino al terzo grado di giudizio. Io scommetto di no. Scommetto di no. Perché è uno degli effetti, anche perversi, dell'emergere dell'inchiesta degli anni 90, che se non ricordo male ebbero proprio come epicentro Milano, Mani Pulite. La corruzione negli ultimi anni si è fatta un po' più sofisticata rispetto a quella di quegli anni, attraverso due processi. Uno lo descrive il giudice Davigo in modo esemplare, no? La selezione darwiniana, lui parla di una sorta di capacità dei magistrati di operare come un predatore che migliora la qualità della specie predata. Quindi dice: abbiamo eliminato i corrotti e i corruttori stupidi, sono rimasti quelli più bravi, più competenti, dice Davigo, e si sono riprodotti. Io, che sono ancora più pessimista di Davigo, dico che non c'è stata soltanto la selezione darwiniana. C'è stato anche un processo, mi verrebbe da dire, di apprendimento di matrice culturale. Questi hanno imparato le tecniche più sofisticate, cioè si sono applicati nello sviluppare un know-how della corruzione. Per cui un sistema corruttivo di questo tipo, una volta che tu riesci a costruirlo, e non è facile, non è semplice, rischia di diventare impermeabile rispetto alla capacità repressiva dell'apparato giudiziario dello Stato. Cui sarebbe istituzionalmente delegata la funzione di riconoscere e perseguire, con un effetto deterrente, si spera, si auspica, questo tipo di pratiche. Ecco, questo è sempre più difficile all'interno di questi circuiti corruttivi, che poi, e qui si possono fare numerosi esempi, qui passiamo a Roma, no? Questa è la vicenda, l'hanno chiamata della Dama Nera, una dirigente dell'ANAS, che è il soggetto pubblico, l'azienda pubblica a cui è delegata la manutenzione delle strade nazionali, statali, su tutto il territorio, quindi pensate, migliaia e migliaia di appalti ogni anno, che si è scoperto con questa inchiesta, anche questa del 2015, in pratica aveva trasformato il suo ufficio in un centro di incasso e smistamento e erogazione delle tangenti a tutti i funzionari che lavoravano all'interno di quel contesto. Pratica che andava avanti da almeno 20 anni, si è scoperto, con un meccanismo abbastanza raffinato che vedeva, diciamo, applicata quella che possiamo chiamare come la norma fondamentale della corruzione sistemica. Cioè, il corruttore non deve avere l'incertezza, dovrò pagare o non dovrò pagare, perché l'incertezza è nemica di questo sistema, cioè, crea attriti. No, la norma fondamentale è che si paga sempre. Si paga sempre. A volte è in discussione la percentuale, allora si cerca di avere qualche segnale o, diciamo, l'interlocutore diretto al quale riferirsi. Qui era tutto chiaro, da 20 anni si seguiva questa prassi, tutti gli imprenditori ne erano consapevoli e la seguivano. Hanno commentato, mi pare proprio lo stesso Davigo, dice con questa vicenda dell'ANAS si è scoperto che si pagavano tangenti da almeno 20 anni. Ecco, nel 92 noi scoprimo che all'ANAS si pagano tangenti da almeno 20 anni, 20 più 20 fa 40, quindi all'ANAS si pagano ininterrottamente tangenti da almeno 40 anni. 40 anni sono almeno due generazioni di funzionari. Quindi, quando vogliamo leggere la realtà della corruzione sistemica, questa è un sistema che in qualche modo viene, che si fonda su un assetto di regole, quindi un sistema regolato, che si trasmette da una generazione all'altra di funzionari o di imprenditori, da un lato o dall'altro del sistema, del mercato, possiamo chiamarlo così. È interessante questo passaggio dell'intercettazione, un'intercettazione ambientale non sa di essere registrata, è ancora la fase, diciamo, delle inchieste, in cui dice: se ci teniamo forte, vedete l'idea, tenerci forte, sta parlando un altro funzionario, cioè se riusciamo a creare una cerchia coesa di soggetti, no? L'hanno chiamata comitati d'affari, cricche, no? questi gruppi coesi di soggetti che in qualche modo gestiscono le prassi corruttive, se ci teniamo uniti possiamo, come abbiamo fatto finora nei 20 anni precedenti, possiamo fare un saltino in avanti. Cioè, io faccio carriera, mi nominano dirigente non più nella fase successiva all'assegnazione dell'appalto, era la sua aspirazione professionale, voleva diventare dirigente nell'ufficio che assegnava gli appalti, dove comunque si pagavano tangenti ma di ammontare superiore rispetto al suo.
quindi questa è la sua aspirazione professionale. Quindi vedete anche la distorsione dei meccanismi che in qualche modo regolano le carriere all'interno della pubblica amministrazione, prodotta dalla corruzione. Dice, perché questo è lo scopo, chi cresce fa un saltino in avanti e si porta dietro gli altri. E poi c'è questo passaggio inquietante, chi ha cercato di viaggiare da solo poi l'hanno azzoppato. E si presta a una duplice interpretazione. Quella più ottimistica è che c'era qualcuno onesto che ha cercato di viaggiare da solo, cioè non si è prestato a questo gioco, è stato in qualche modo messo ai margini. Vi è una marea di esempi di funzionari pubblici onesti che, capitati negli uffici sbagliati dove dominava la logica della corruzione, hanno pagato la loro integrità con diciamo un azzeramento delle prospettive di carriera, nel migliore dei casi, in qualche caso anche con la mobilizzazione vera e propria. C'è anche un'altra interpretazione, che però secondo me è forse più realistica, che ha cercato di viaggiare da solo e chi ha cercato di gestire i flussi di tangenti in modo non, come dire, comunitario. Quindi chi ha cercato di viaggiare da solo e chi non si è tenuto insieme con gli altri, non ha creato questo tessuto fiduciario che lega tra loro, in questo caso i funzionari corrotti, ma ha cercato di fare il furbo, ha cercato di fregare gli altri. E allora qui si vede uno degli elementi principali di tensione di questi equilibri della corruzione sistemica. Cioè il fatto che corrotti e corruttori devono comunque trovare una base fiduciaria che permetta loro di fare quel tipo di scambi che abbiamo visto prima, gli scambi differiti, gli scambi in base ai quali si riceve un favore e ci si impegna a restituirlo un domani magari a qualcun altro. Richiede fiducia tutto questo, fiducia che gli impegni presi saranno mantenuti nel corso del tempo. Occorre quindi creare una base per cui, una base per così dire di natura fiduciaria, che permetta a questi soggetti di restare in affari insieme. Cioè il mondo, l'universo della corruzione è un universo complicato, questo voglio dire. E allora quando arriva qualche soggetto che permette di semplificare il quadro, cioè che rappresenta un baricentro di potere all'interno dei circuiti corruttivi, un centro di autorità che governa questa rete di scambi, spesso viene salutato con grande favore dai partecipanti. Chi è questo soggetto? No, questa ve la risparmio, la zerina delle dentiere, non ci arriviamo. La vicenda di Mondo di Mezzo, come vi accennavo prima, è secondo me oggetto di un caso di studio meraviglioso a livello internazionale. Perché? Ovviamente un possibile baricentro di autorità che governa le reti della corruzione sistemica è rappresentato dalle organizzazioni mafiose. Questo è talmente evidente, ci tornerò anche più avanti. Cioè a regolare questo tipo di affari possono essere le mafie, il che spiega la facilità, per usare un eufemismo, con cui in alcuni contesti organizzazioni mafiose che hanno una sede tradizionale in Calabria piuttosto che in Sicilia, piuttosto che in Campania, vengono a fare affari al nord e trovano le porte spalancate, perché entrano in circuiti dove l'illegalità, anche attraverso la pratica della corruzione, è estesa, prevalente, ma come dire si basa su meccanismi di fiducia ancora fragili, e offre in quei contesti un servizio che è assolutamente desiderabile per tutti i partecipanti: la garanzia che i patti saranno rispettati, i patti di corruzione. Mafia Capitale, da questo punto di vista, è un caso di studio straordinario, perché in questo caso non mi interessa l'aspetto, il dibattito giurisprudenziale sulla natura, sulla riconducibilità meno al 416 bis, cioè associazione delinquere di tipo mafioso, di quella vicenda. Voi sapete, per chi ha seguito la cronaca, in primo grado no, o meglio, nei giudizi di Cassazione sul Tribunale del Riesame sì, è 416 bis, è mafia, come la riconosce il Codice Penale. In primo grado no, in secondo grado sì. Aspettiamo la Cassazione e vedremo. Però non mi interessa quello, perché dal mio punto di vista di scienziato sociale, Mafia Capitale era e rimane, a prescindere dalle interpretazioni giurisprudenziali sulla riconducibilità al 416 bis, un esempio di organizzazione mafiosa che regola uno specifico mercato, il mercato della corruzione, che c'era anche prima di Mafia Capitale, era un mercato instabile, turbolento. Le tangenti in quegli uffici del municipio romano si pagavano anche prima che arrivassero Carminati e Buzzi, per capirci. Si pagavano anche prima. Però, lo raccontano gli stessi protagonisti, c'era molta incertezza, c'erano quelli che facevano i furbi, c'erano quelli che viaggiavano da soli, no? Per usare la metafora
della Dama Nera. Quando arriva Mafia Capitale, tutto questo non accade più. Cioè, era tale la domanda di regolazione di quel tipo di affari, adesso vedremo anche perché, desiderabili da parte dei protagonisti, che in qualche modo si crea una sorta di mafia endogena, una mafia a chilometro zero, no? Mi è capitato di chiamarla così, che valorizza le eccellenze criminali del territorio. Cioè, non prende l'andrina di immigrati, ma prende una figura che ha uno spessore, una caratura criminale riconosciuta, che ha una reputazione terrificante in quel contesto, Ercecato, perso un occhio in un conflitto a fuoco con la polizia, basta il suo nome a far tremare tutti gli interlocutori, e lo si valorizza, appunto, le eccellenze criminali del territorio, come vertice di un sodalizio criminale che ha, lo dicono i magistrati, come core business, cioè nucleo degli affari, non l'usura, non gli stupefacenti, non la prostituzione, no. Ha come core business gli appalti pubblici, in alcuni settori, tra l'altro neanche tutti. Li elencano il verde pubblico, un po' di rifiuti, dove c'è emergenza tendenzialmente, l'emergenza alloggiativa e naturalmente l'emergenza immigrati, che è la gallina dal cuore d'oro di Mafia Capitale. Adesso lo spiegano perché. Come lo spiegano? Bene, la realtà di Mafia Capitale, questi sono alcuni passaggi delle intercettazioni. La realtà di Mafia Capitale è, per come la descrivono, secondo me, è anche riduttiva, nel senso che loro dicono, noi siamo il mondo di mezzo, perché ci stanno quelli, no? Dove, il mondo dove tutto si incontra, perché anche la persona che sta nel sovramondo, il mondo di sopra lo chiama il sovramondo, il mondo della politica, dell'amministrazione pubblica, dove stanno i dirigenti, i professionisti, gli imprenditori, quello è il sovramondo, no? Ha bisogno, ha interesse che qualcuno nel sottomondo, il nostro mondo, il mondo della criminalità, faccia delle cose che non le può fare nessuno. Ha bisogno di servizi di quel tipo, cioè ordinare i traffici illegali che vengono fatti. C'è un altro passaggio meraviglioso, stavolta non è un'intercettazione, è una dichiarazione fatta durante la testimonianza nel processo. Dice lo stesso Cecato, il Carminati, dice: le anime belle del sovramondo, continua a chiamarle così, le anime belle del sovramondo, dice, hanno 10 comandamenti e non ne rispettano nessuno. Invece noi del sottomondo di legge ne abbiamo 3, ma le rispettiamo tutte. Quindi qual è il loro, come dire, la loro funzione? Far sì che si rispettino le regole della corruzione, e non solo della corruzione, perché Mafia Capitale è una storia di corruzione, diciamo, neanche sistemica, di corruzione organizzata, cui si accompagna un altro ambito di attività illegali, diciamo complementare, che è l'accordo di cartello che lega tra di loro tutti gli imprenditori che partecipano a quegli appalti. Anch'essa attività illegale, gli imprenditori non dovrebbero mettersi d'accordo tra di loro, dovrebbero farsi concorrenza. Grazie a Mafia Capitale abbiamo una perfetta complementarietà, cartelli di imprenditori, pochi, nel settore della gestione dei servizi per gli immigrati sono 6, proprio elencati chiaramente, che si mettono d'accordo fra di loro e si spartiscono gli appalti. Con quali risultati? Eccolo qua. Questo andrebbe proprio messa come epigrafe, no? Nel monumento alla corruzione italiana. Sai quanto mi rendono gli immigrati? Per immigrati, leggesi, si legga, i servizi, gli appalti per i servizi agli immigrati. Gli appalti per i servizi agli immigrati rendono meno del traffico di droga. Scusate, il traffico di droga rende di meno degli appalti agli immigrati. Quindi perché sporcarsi le mani con gli stupefacenti, quel mondo complicato e difficile? No, occupiamoci di appalti, rende di più. E poi anche quantifica il perché. Poi lo dice, siamo solo in 5 a farli, non erano 6, ricordavo male, solo 5 gli imprenditori che fanno questi appalti. Quindi gestiscono il cartello e le tangenti che vengono ridistribuite ad ogni livello di potere. E l'ultima slide su Mafia Capitale. Questo è un altro passaggio di un'intercettazione, ovviamente all'insaputa dei protagonisti. Mafia Capitale non ha, o meglio, il boss di Mafia Capitale non ha la pretesa di sostituirsi alla politica. È una vicenda molto diversa in questo senso da quella, ad esempio, del Mose, dove pur non essendoci un ruolo significativo da parte delle organizzazioni criminali, noi abbiamo un soggetto privato, un consorzio di imprese, che di fatto diventa colui che definisce quali sono gli interessi pubblici, ossia realizzare, per salvaguardare la laguna veneziana,
la grandissima opera Mose, qualcuno dice inutile, qualcun altro sostiene addirittura nociva, che costerà alle casse dello Stato una somma X non prevedibile, siamo già oltre 6-7 miliardi, più costi di manutenzione ancora non quantificati ma nell'ordine di forse di più di 100 milioni l'anno di euro, per X anni, finché resterà, come dire, in funzione, se mai entrerà in funzione c'è anche chi ne dubita. Ecco, quella grande opera è stata definita come obiettivo di politica pubblica da un consorzio di imprese private, che ha gestito poi anche l'ingente flusso di tangenti, almeno un miliardo di tangenti pagate nell'ambito di quella realizzazione, più 2 miliardi persi nello spreco, proprio lo spreco materiale di risorse legate al fatto che c'era corruzione e quindi tutto veniva pagato il doppio o il triplo di quello che costava veramente. Quindi questa è la realtà del Mose. Questo nucleo criminale fatto di imprenditori, di soggetti imprenditoriali, un consorzio di imprese, non ha ricorso, non ha fatto ricorso a, come dire, un nucleo criminale come quello di Mafia Capitale per gestire i propri affari, ma ha definito gli interessi pubblici, perché questo potere gli è stato di fatto delegato per legge, leggi criminogene sono state chiamate, nel 1984, quando si è deciso che questo consorzio avrebbe avuto in chiave in mano il potere di definire tutto ciò che era utile a salvaguardare la Laguna Veneziana. Quindi un meccanismo criminogeno creato per legge. L'hanno chiamata corruzione a norma di legge, Barbieri e Giavazzi, in un libriccino. Qui no. Vedete, Mafia Capitale è più umile, è una mafia di servizio. Perché dice, noi non vogliamo, voi siete la politica, no? Che vi risparmio i passaggi più volgari. Che progetti ci avete? Decidete voi che progetti avete, siete la politica, no? Voi fate i progetti, siete la politica, e che progetti ci avete? Teneteci presenti per i progetti che ci avete. Che ti serve? Cosa ti posso fare? Come posso guadagnare? Ti serve il Movimento Terra, che ti attacco i manifesti, che ti offro servizi di natura assistenziale? Ecco, te lo faccio io. Perché se poi vengo a sapere che lo fa un altro, allora diventa sgradevole. E Mafia Capitale, come forza intimidatrice che genera soggettamento e omertà, 416 bis per chi se lo ricorda ne ha consapevolezza, sta tutta in questa sgradevolezza, che è talmente incardinata, ripeto, nella reputazione criminale del Carminati, il quale non ha soltanto la reputazione di essere uno che è a spararti, a usare la violenza ci mette un attimo, talmente forte la sua reputazione che non deve neanche mai sparare, Mafia Capitale non ha mai eliminato fisicamente alcuno, qualche pestaggio al massimo, ma non era sufficiente, cioè il terrore che si legge nella voce di chi entra in contatto perché ha fatto qualcosa di sbagliato o ha paura di aver fatto qualcosa di sbagliato, è più che sufficiente. Quindi vedete, per certi versi è una mafia ancora più sofisticata, perché minimizza il ricorso a quello che per l'organizzazione criminale è un fattore enorme di costo, no? L'utilizzo concreto, attuale della violenza. Molto meglio attingere a un serbatoio di violenza potenziale per incutere timore, è molto più efficace se realizzabile come meccanismo. Ma la cosa straordinaria è che il Carminati ha anche un altro capitale reputazionale al quale attingere, che lega ancora più intimamente la realtà appunto di Mafia Capitale con la realtà della corruzione di cui stiamo parlando questo pomeriggio. Lui ha la reputazione, viene fuori un altro passaggio di un'altra intercettazione, ha la reputazione, dice lui è un intoccabile, perché lui è quello, sono altri che parlano di lui è quello, il Carminati, è quello che portava i bustoni con le tangenti di Finmeccanica, ha corrotto mezzo Parlamento, quello non lo può toccare nessuno. E infatti, da diverse vicende giudiziarie, era già andato assolto. Quindi ha pure quella reputazione, quindi capace di violenza, è intoccabile perché ha dentro, grazie al suo potere, in virtù del suo potere ricattatorio nei confronti degli apparati dello Stato, ha questo tipo di circuiti criminali. Quindi, già alle 15:16, come vola il tempo quando ci si diverte, vero? Affondiamo. Che cos'è la corruzione? Qui, scusate, sarò brutale. Allora, la corruzione possiamo definirla come qualcosa, come una realtà che non coincide e non si sovrappone a quello che il codice penale definisce come corruzione. Questo è un primo elemento da tenere presente. Ad esempio, già il Piano Nazionale Anticorruzione parla di corruzione come l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati. Quindi c'è una definizione che prescinde dalla violazione delle norme del codice penale. Ogni volta che c'è questo abuso, dice il Piano Nazionale Anticorruzione, che, badate bene, non a caso legge il fenomeno da una prospettiva molto diversa da quella delle procure, perché il compito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è prevenire la corruzione,
non reprimere i fatti corruttivi una volta che questi si siano realizzati. Però vedete che definizione larga che dà: abuso di potere a lui affidato, in questo caso parliamo di funzionari pubblici, quindi un potere pubblico, a fini per ottenere vantaggi privati. Ora, questa definizione può anche andare bene, vabbè, qui viene specificato ulteriormente, però, come dire, azzardo un altro sorsolino. Sì, stavolta dovrebbe essere andato tutto nel posto giusto. Però va un po' inquadrata concettualmente, nel senso che cos'è un abuso? Come si definisce un abuso? È chiaro che l'idea di abusare del potere affidato si lega, secondo me, in modo molto profondo a qualunque definizione noi decidiamo di dare del fenomeno della corruzione. Abusare di un potere affidato ci descrive, credo, la logica elementare della corruzione, che si lega al rapporto tra quello che viene chiamato un principale e l'agente, cioè il principale è qualcuno, nel caso della corruzione pubblica, lo Stato, la collettività dei cittadini, il popolo sovrano, che affida qualcun altro. Notate bene che nella parola affidare la radice è fiducia, quindi ancora la fiducia, ma stavolta stiamo parlando della fiducia virtuosa che dovrebbe legare la cura coloro che in qualche modo con le loro decisioni si fanno carico di realizzare interessi comuni. Quindi questo è il tipo di rapporto fiduciario, una fiducia virtuosa una volta tanto, non è come la fiducia che lega tra loro i corrotti e i corruttori, per intenderci. Quindi la collettività che affida a qualcuno, i propri agenti, i funzionari pubblici, i dipendenti pubblici, i professori universitari, i politici eletti, affida loro la cura di interessi che sono del titolare, cioè del principale, sono della collettività, glieli affida perché li realizzi. E nell'affidarli, siccome nessuna fiducia è incondizionata, stabilisce anche delle regole e si aspetta che queste regole vengano rispettate. Alcune di queste regole sono quelle del codice penale. Il punto fondamentale è che non tutte le regole sono quelle del codice penale. Noi abbiamo provato a definire almeno tre criteri, tre standard diversi, che ci aiutano a capire quando è che c'è un abuso, no? Abusare significa valicare una linea. A tracciare questa linea è naturalmente la collettività che affida i poteri, è lei che decide quando è che questo oltrepassare, questo confine di ciò che è accettabile da parte di colui che è chiamato a realizzare interessi collettivi è un abuso. È lui che può decidere, è lui il titolare degli interessi, dei bisogni, delle domande sociali, che affida il potere di soddisfarle a qualcun altro, ad alcuni individui. Quando è che questo confine viene oltrepassato? Il punto è che questo confine viene tracciato con modalità diverse, ad esempio, e in qualche modo questi confini non sempre sono così univocamente definiti. Quello su cui ci concentriamo tutti, quello che è più immediatamente e chiaramente definibile, è il confine sancito dalle leggi, dalle norme, dai regolamenti. Questo confine è quello che sancisce, ad esempio, che è sancito ad esempio dal codice penale. Codice penale che stabilisce che certi tipi di condotte da parte del pubblico ufficiale rappresentano modalità inaccettabili di gestione del suo potere. Ad esempio quando prende denaro o altre utilità in cambio degli atti d'ufficio, la descrizione di corruzione, non solo quello. Questo criterio che è oggettivo, sul quale generalmente c'è un elevato consenso sociale, siamo tutti d'accordo che quel tipo di condotte proibite dalla legge non devono essere poste in essere dal funzionario pubblico, dal politico e così via, ha un indicatore che è il fatto che si avvia un procedimento penale quando queste condotte emergono. No, quindi vedete, c'è un soggetto cui è delegato il verificare che quel confine non venga superato, che non ci sia un abuso, che non ci sia corruzione. Quando rileva che c'è stata corruzione, che si è superato quel confine, che c'è stato un abuso, entra in gioco un apparato che sono gli organismi istituzionalizzati cui ciò è delegato, la magistratura in primis, non solo quella, anche altri organi di controllo, che interviene ed eventualmente punisce quel tipo di condotta. Tutto ciò avviene in modo molto rigoroso, avrebbe da dire freddo. No, il compito del giudice è soltanto verificare se, sulla base della descrizione che viene fatta di quelle regole, le fattispecie del codice penale, ad esempio, la violazione c'è stata o meno, lo standard c'è stato, l'abuso si è realizzato. Il punto è, e questo è un passaggio cruciale, che nel momento in cui si affidano potere a qualcun altro, le regole scritte, sancite dalle leggi,
non sono l'unico parametro, l'unico standard che possiamo utilizzare, anzi, sicuramente ve ne sono anche altri. Certe condotte da parte del funzionario pubblico, anche se non comportano una violazione della legge, sono comunque degli abusi che la collettività, magari non tutta, magari in alcune sue componenti, magari secondo criteri che variano e che sono anche, terzo criterio, di natura etica, riconosce quel tipo di condotte come violazione, interviene e cerca di punirle con strumenti alternativi rispetto a quelli che sono previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato. Quindi ci può essere un abuso anche quando si ritiene che il funzionario pubblico, il politico, con le sue condotte abbia in qualche modo tradito la fiducia che gli è stata delegata, attraverso la quale gli si è delegato l'esercizio di certi poteri, abbia tradito questa fiducia, e il meccanismo che permette di rilevare, quindi sono norme diverse quelle che entrano in gioco, norme, si potrebbe dire, di matrice culturale, di matrice sociale, che rispecchiano la visione di quello che è un interesse collettivo da perseguire, ad esempio, e che in qualche modo producono meccanismi diversi. Com'è che viene rilevato questo tipo di abuso? Beh, non c'è più l'intervento della magistratura, che è impotente. Spesso queste forme di corruzione si realizzano senza che venga violata la legge, però ci sono comunque dei meccanismi che permettono di portare alla luce. Ad esempio il controllo sociale diffuso, il ruolo dei media, pensate, no? Dell'informazione, che magari fa emergere delle vicende che non sono penalmente rilevanti, ma che suscitano una reazione sociale, suscitano scandalo. Eccolo il segnale, no? Il fatto che c'è un'indignazione diffusa, che ci sono forme di protesta, che magari si attivano dei movimenti anticorruzione, anche quando il protagonista non ha violato la legge. E questo vale in misura maggiore quando il criterio che entra in gioco, lo standard che viene violato, è uno standard etico, cioè quello che fa appello a regole dettate da valori morali potenzialmente universalizzabili. E ci sono anche quelli di cui qualcuno si fa portatore, non necessariamente tutti. Vedete che la corruzione diventa in questo senso una costruzione sociale, di cui la declinazione in termini di norme dell'ordinamento giuridico non è che una sfaccettatura, ma è come una realtà prismatica, no? Una costruzione sociale che quindi può essere letta da angolature e da prospettive diverse, e in qualche caso non ci sarà un consenso unanime, anzi in molti casi non c'è consenso unanime sulla natura corrotta di certe condotte. Però finché ci sarà qualcuno portatore di valori etici o di visione dell'interesse comune, della cura dei beni comuni, che queste condotte le riconoscerà, riuscirà a ricondurle a un abuso di fiducia, a un tradimento di fiducia, potremo parlare di corruzione. Anche di quelle forme più insidiose di corruzione, accennavo prima, abbiamo fatto quella breve chiacchierata, che nel libro che è indicato in bibliografia, Lo Zen e l'arte della lotta alla corruzione, ci abbiamo dedicato proprio un'intera parte del primo capitolo, possiamo chiamare di corruzione legalizzata, che sembra un ossimoro, ma così non è. La corruzione legalizzata, usiamo esempi tratti dal caso italiano, dal caso statunitense, in cui non avete più la corruzione sotto il profilo dello standard legale, perché le condotte dei governanti, dei politici, degli amministratori non comportano più alcuna violazione della legge. E perché non comportano una violazione della legge? Perché la legge è stata piegata, quindi la stessa produzione della legge e delle regole è stata piegata a soddisfare gli interessi di pochi a danno della collettività. Quindi il tradimento, per così dire, non è più a valle delle leggi, ma è a monte, e porta le stesse leggi a essere espressione di quell'abuso. Se siete curiosi, l'esempio che facciamo nel libro con il mio collega Lucio Picci, con l'economista di Bologna, è l'estensione del gioco d'azzardo, dell'azzardo di Stato in Italia, che ha portato nell'arco di poco più di 20 anni a creare dal nulla un'industria, chiamiamola industria, anche se ha una vocazione soltanto parassitaria, che sottrae risorse alle fasce più deboli e marginali della popolazione per ridistribuirle in minima parte nelle casse dello Stato, che comunque ne spende di più per curare le patologie annesse e connesse, e nella stragrande maggioranza nelle tasche di pochi concessionari, alcuni dei quali già condannati per essere, diciamo, espressione di poteri mafiosi, e altri comunque coinvolti in varie inchieste. Questa è la realtà dell'estensione del gioco d'azzardo in Italia. Circa 100 miliardi di euro di fatturato, circa 10 miliardi di euro di profitti netti ogni anno.
creati con un meccanismo che voi potete ricostruire precisamente nei vari passaggi, si è basato sull'approvazione di leggi, di norme dello Stato, che hanno portato a sottrarre risorse alla collettività, ripeto, ancora più drammaticamente alle fasce più povere e socialmente escluse della collettività, tipicamente, e quando non lo erano in molti casi sono sprofondate proprio a causa delle patologie connesse al gioco d'azzardo, e a distribuire nelle tasche di pochi, i pochi che saccheggiano le risorse di tutti. Questa è la definizione di corruzione che possiamo dare. Si ha corruzione quando i pochi, una oligarchia criminale, possiamo definirla, anche se a volte riesce a essere talmente sofisticata da non violare neanche più le leggi, ma rimane criminale, o quantomeno corrotta sulla base di quei criteri che vi ho fornito, i pochi, chiamateli cricche, comitati d'affari, chiamateli come volete, saccheggiano, depredano, derubano le risorse della collettività. E trovano modalità più o meno sofisticate per redistribuire al loro interno queste risorse. Quindi questa è la realtà della corruzione, che poi qui definisco, viene definita formalmente come abuso nell'esercizio dei poteri affidati a un soggetto che si realizza a seguito della violazione di un criterio che può essere legale, sociale e politico, oppure anche un criterio etico, che dovrebbe vincolare quell'esercizio riconosciuto e giudicato come tale, cioè come abuso, da attori rilevanti dentro quel sistema. Questa è la definizione di corruzione. La corruzione è tradimento della fiducia. Il corrotto è un traditore della fiducia di chi gli ha affidato la cura di interessi. E che, nel caso della corruzione nel settore pubblico, badate bene, lo stesso schema, la stessa logica si applica esattamente alla corruzione nel settore privato, che è ugualmente un tradimento di fiducia, però in quel caso chi affida quel potere è un soggetto privato che lo affida a un altro soggetto privato. Chiunque di voi viva in un condominio sappia che il proprio amministratore è possibile che prenda una piccola percentuale per ogni tipo di lavoro, di fornitura o di manutenzione legata all'attività di quel condominio. È possibile, per carità, non voglio querele, è possibile. Pare che sia il 10%, dicono. Quel 10%, poi qualcuno magari esagera, però quel 10% non è che ovviamente viene sottratto ai legittimi profitti del fornitore o dell'impresario, ma viene caricato sul bilancio, sulla spesa che viene ovviamente richiesta ai condomini. Forma di corruzione privata, in cui un soggetto privato, amministratore di condominio, tradisce la fiducia di chi gli ha dato quel potere, i condomini, soddisfacendo un interesse che è duplice, quello dell'impresario e il proprio, ovviamente. La logica della corruzione è la stessa nel settore pubblico e nel settore privato. È particolarmente deprecabile dal punto di vista etico la corruzione nel settore pubblico, perché in questo caso gli interessi che vengono traditi sono veramente gli interessi di tutti, gli interessi della comunità. In questo caso, come dire, la valenza etica, che c'è anche nell'altro caso, assume una veste più ampia, per così dire, investe, come dire, il proprio senso di cittadinanza. Molto rapidamente, questa è una parte che non ho tempo di sviluppare, anche perché è già un'ora che parlo quasi, quindi dovrei avviarmi verso la parte conclusiva, però qualche cenno. E c'ho il treno però, c'ho un Frecciarossa che già fischia, chiama, no, c'è ancora tempo. Allora, come si comparano, come si possono comparare diversi modelli di governo? Io vi ho accennato al fatto che queste reti corruttive, quanto più si fanno ampie, quanto più estendono le maglie delle relazioni fra i partecipanti, quindi richiedono anche scambi di feriti, un intreccio di contropartite diverse. Qui vi faccio un esempio, no? Un po' di reti della corruzione, la rete di Mani Pulite, in cui ci sono politici, però sono coordinati dai rispettivi partiti, che sono un po' il centro di gravità che governa la realtà di Mani Pulite, no? Tutte le tangenti, una piccola quota andava alla segreteria del partito, che in qualche modo sovrintendeva che tutti rispettassero le regole. E quando c'era qualche dissidio, qualche controversia, interveniva con mano ferma il segretario amministrativo, espressione del segretario politico, e riconduceva tutti all'ordine, perché per un imprenditore, in qualche modo, inimicarsi coi centri di potere voleva dire aver chiuso definitivamente col mercato pubblico. La sanzione era la morte economica di quell'imprenditore. Quindi con una capacità deterrente perfetta. Meno che mai era concepibile che un politico si ribellasse a queste regole e si trattenesse, perché questo voleva dire la fine della sua carriera politica. Quindi il centro di potere era questo, e intorno a questo ruotavano mediatori, gli elettori che in qualche modo venivano asserviti, in qualche caso il voto si comprava, in qualche caso veniva acquisito tramite favori clientelari, il mondo della pubblica amministrazione, i professionisti, gli imprenditori che facevano cartello anche loro, ci mancherebbe altro, e naturalmente le organizzazioni mafiose,
che questo tipo di mercato in alcune aree del paese, vedi la Sicilia, lo regolavano più efficacemente dei partiti, infatti c'erano loro a fare da cardine. Il meccanismo siciliano era noto come il tavolino, o tavolino, attorno al quale si sedevano sotto la supervisione mafiosa di Cosa Nostra i principali imprenditori che spartivano tutti gli appalti che venivano banditi sull'isola, senza eccezione alcuna. Quindi un meccanismo di regolazione estremamente efficace, proprio analogo a quello di Mani Pulite, ma col soggetto mafioso che faceva da garante. Poi farò vedere una slide. Bene, il sistema poi, quindi in qualche modo negli anni successivi si è ulteriormente allargato, a mio giudizio, nel senso che hanno giocato un ruolo anche attori che prima rimanevano ai margini, cioè c'erano anche prima, però qui diventano attori significativi. Che so, oltre agli imprenditori, le cooperative, quella di Mafia Capitale è una cooperativa, non è un'impresa. C'erano anche prima le famose cooperative rosse. Il mondo oltre al mondo delle professioni, il mondo del giornalismo, le logge massoniche, c'erano anche prima, per carità, la storia della P2 risale agli anni 70-80. Il mondo delle banche e della finanza, tanti attori e soggetti diversi che contestualmente giocano precisamente quel ruolo, il ruolo di garanti. Cioè, negli scandali degli ultimi anni, per farvi alcuni esempi, nella cricca della protezione civile, come è stato chiamato, il ruolo di garante che regolava l'intero circuito di tangenti estremamente sofisticato e ramificato era giocato da un dirigente della pubblica amministrazione, un dirigente apicale della pubblica amministrazione, del ministero. Lo stesso, per intenderci, che poi si è fatto gli arresti domiciliari nella villa con magnifica piscina nelle campagne senesi, che gli era stata pagata, ristrutturata coi soldi delle tangenti. Lui ci ha scontato gli arresti domiciliari. C'erano le foto di lui agli arresti domiciliari che si fa il bagno in piscina, per capirci. Quindi un dirigente può essere. Si può giocare all'interno di una loggia massonica, che è un terreno di incontro straordinario, dove, diciamo, le logge massoniche, non, per carità, non criminalizziamole. Però possiamo dire che sono una realtà criminogena, perché un luogo di selezione selettiva dove in via riservata si trovano i soggetti che hanno solo interesse a fare affari insieme, per carità, qualche volta saranno affari illeciti, se sono affari illeciti non potrebbero trovare un ambiente migliore per realizzarsi. E quindi inevitabilmente la storia della corruzione nel nostro paese si intreccia in profondità con, diciamo, il coinvolgimento di questi soggetti in molti contesti all'interno di queste sedi riparate dove operare. Mondo delle banche, della finanza, i cartelli di imprenditori, i consorzi di imprenditori, varie le realtà, che giocano esattamente la stessa funzione che negli anni di Mani Pulite veniva giocata dai partiti politici e che nella vicenda di Mafia Capitale è in qualche modo funzione propria dell'organizzazione criminale di tipo mafioso denominata Mafia Capitale. Quindi i regolatori del sistema, che sono regolatori che operano su lo specifico circuito di scambi. Una delle implicazioni di questo schema di analisi della realtà della corruzione sistemica italiana post-Tangentopoli è che un'altra vicenda come Mani Pulite oggi non è più replicabile, non ci sarà mai più un'altra Mani Pulite. Perché la storia di Mani Pulite non è la storia di un'inchiesta giudiziaria che ha dimostrato che c'era tanta corruzione in Italia. Non è questo. Cioè, o meglio, ha dimostrato anche che c'era tanta, ma tanta corruzione in Italia. Un po' più che in Svezia, si potrebbe dire. Un filino più che in Svezia. È anche e soprattutto la storia di un sistema di corruzione che si era sviluppato incardinandosi sul ruolo, appunto, di cabina di regia e centro di autorità riconosciuto da tutti i partecipanti, che era giocato dai partiti politici, da quei partiti politici, i partiti della Prima Repubblica, che con l'effetto convergente dell'attacco dei magistrati che li indebolivano e con la delegittimazione che ne seguiva da parte dell'elettorato che non li voleva più e non li votava più, sono collassati e nel loro collasso hanno portato all'implosione dell'intero sistema. Per cui a un certo punto, nessuno, il sistema non ha retto più. L'omertà che conseguiva non all'assoggettamento della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa, ma quella forma di assoggettamento più soft che derivava dal fatto che politici e imprenditori, se non assecondavano quel sistema, erano politicamente e imprenditorialmente morti, a un certo punto cede. È un liberi tutti e tutti corrono a confessare. Narrano le cronache che a un certo punto ci fu un caso in cui un politico suonò il campanello alla Guardia di Finanza, il citofono alla Guardia di Finanza perché volevano convocarlo in questura per un interrogatorio, iniziò a confessare al citofono. Cioè, Guardia di Finanza, sì, le tangenti le ho prese, cioè subito al citofono. Quindi un sistema che si liquefà, non c'è più fiducia nel fatto che gli altri manterranno fede al patto implicito di omertà, tutti corrono a confessare.
si indeboliscono e il sistema crolla. Ecco, questa è la storia di Mani Pulite, no? L'implosione di un sistema che era interconnesso, le tangenti pagate in ogni contesto territoriale, con l'eccezione delle regioni meridionali dove a fare da regolatore erano le mafie, in tutto il resto del paese una quota di quelle tangenti finiva a Roma. Una volta che il controllo centralizzato si indebolisce, il sistema implode. Questo è Mani Pulite. Oggi non è più così. In tutte le vicende rilevanti, significative di corruzione sistemica organizzata che sono emerse negli ultimi anni, non c'è più un'unica cabina di regia. Sono molteplici, si sono differenziate. C'è un policentrismo di, come dire, cabine di regia, di centri di autorità, di centri di potere che governano questo tessuto di scambi corrotti. E una pluralità di attori che giocano questo ruolo, ve li ho elencati prima nelle diverse vicende. Quindi anche quando i magistrati incidono in quella realtà, risalendo la scala di autorità, lì si fermano. E quindi nei casi più fortunati arrivano a scoprire che c'è un'organizzazione mafiosa che si chiama Mafia Capitale, che gestisce però soltanto gli appalti di quei settori. Magari in altri settori c'è un'altra cabina di regia diversa alla quale non si può arrivare, perché i sistemi sono a compartimenti stagni. E poi c'è un'altra conseguenza, un'altra implicazione, anche questa piuttosto significativa, del fatto che la corruzione assume questa veste molto reticolare, no? Non più incardinata su un unico centro di autorità, piramidali, partiti, ma tanti centri di autorità che territorialmente, a seconda dei vari centri di spesa, no? Dei vari processi decisionali, governano quella ripartizione di risorse pubbliche, quell'allocazione di risorse pubbliche, saccheggiandolo a vantaggio di pochi, no? La logica della corruzione. Beh, l'altra implicazione è che se questa rete è sufficientemente ampia, articolata e si basa su scambi differiti, per i magistrati diventa estremamente problematico ricostruire il quadro complessivo, il quadro d'insieme. Magari ne scoprono un pezzettino. Vi faccio un esempio ovviamente ipotetico, no? Di fantasia, come tutto quello di cui vi ho parlato oggi, stiamo parlando di un mondo immaginario. Immaginiamo che un magistrato scopra, nel corso di un'inchiesta che riguarda altro, che un imprenditore, lo vedete, l'imprenditore sta lì, freccettina che indica il denaro, le tangenti, non c'è soltanto denaro, ci sono atti d'ufficio, protezione, sostegno politico, tante risorse di natura diversa entrano in gioco. Scopre che questo imprenditore con una freccettina ha pagato a un politico, no, in caso, un ministro della Repubblica, 2/3 di una casa magari con vista Colosseo, no, facciamo proprio un esempio. Assolutamente no, è un caso di immaginario, cioè prima cosa che mi è venuta, 1.100.000 euro. Questo non è una mia ricostruzione tendenziosa, questo è agli atti, cioè 1.100.000 euro con assegni circolari di 9.900 euro l'uno, portati da un architetto, anche qui è un esempio fantasioso, che vengono versate alle proprietarie dell'immobile, facciamo finta che siano due sorelle, le quali dichiarano tranquillamente che nonostante al rogito risultino 600.000 euro, loro ne hanno intascati 1.800.000. Poi questo ministro candidamente ammette che sì, erano 600.000, ma lui ne ha pagate 700.000, 100.000 in nero per pagare un po' meno tasse. E gli altri da dove vengono? Bene, in questa ricostruzione ipotetica, da un imprenditore, che tra l'altro non è un imprenditore qualunque, è l'imprenditore, diciamo, di riferimento, quello che rappresenta proprio lo snodo cruciale, il nucleo imprenditoriale della cosiddetta cricca della protezione civile. È quell'imprenditore lì che paga 1.100.000 euro a un ministro della Repubblica. Allora, un magistrato che cosa pensa? Cosa potrebbe pensare? Un imprenditore paga 1.100.000 euro, o è un atto di beneficenza, cioè tipo li dai a Medici Senza Frontiere, a Emergency, no, li do a un ministro della Repubblica come elargizione munifica, no? Oppure pensa che è un dout des, no? Come se l'immagine del codice penale, ti do questi soldi, in cambio ottengo, mi aspetto di ottenere, ho ottenuto qualcosa. Bene, vanno a indagare e il ministro della Repubblica non ha in alcun modo, con i suoi atti, offerto un qualunque tipo di beneficio a quell'imprenditore. Quindi si parte con un procedimento per illecito finanziamento della politica, poi che c'entra la politica? È una casa che si è comprata, non c'entra nulla la politica. Quindi assoluzione in primo grado, prescrizione subito dopo. Per quel 1.100.000 euro che agli atti è stato versato da un imprenditore della cricca della protezione civile a quel ministro.
È un atto di corruzione? C'entra qualcosa con la corruzione? È come se c'entra qualcosa. Perché per leggerlo come atto di corruzione non bisognava fermarsi a quella freccettina di denaro, 1.100.000 euro che dall'imprenditore andava al politico. Ma avremmo dovuto avere la capacità di leggerle, quel passaggio di risorse, di denaro, all'interno di una cornice più ampia, che è una cornice di natura reticolare, in cui quel ministro era una parte, una componente, neanche centrale, di un contesto molto più ampio di soggetti che in qualche modo vincolava, in virtù di quel pagamento, quel soggetto politico, quel ministro, a quell'ex ministro, a restituire con modalità tutte da definire o magari già definite ma che non sono state scoperte, perché magari non erano neanche penalmente rilevanti, un favore a qualcun altro, no? Proprio con il meccanismo della cerca che abbiamo visto col vicepresidente della Regione Lombardia, no? Ricevi quelle risorse, chiamiamolo favore, 1.100.000 euro di una casa, e in cambio tu sei disponibile a restituire, quando sarà il momento, a chi ti verrà chiesto, quando ce ne sarà l'opportunità, quel tipo di favore. E se sei ministro, di queste opportunità ne hai parecchie, ovviamente, di restituire favori o di fare favori. In realtà, se c'è tempo, come qualche volta mi capita, vorrei rivelarvi un segreto. Io so tutto di quella vicenda, perché ho le mie fonti confidenziali, sono un attento lettore dei quotidiani. E su Repubblica, quindi neanche un quotidiano minore, tempo addietro è stata pubblicata, qualche annetto fa, un'intervista a un altro dei protagonisti della vicenda della cricca della protezione civile, anch'esso assurta agli onori delle cronache, è quell'imprenditore, se lo ricordate, che col cognato rideva nel letto alle 3 di notte perché aveva saputo che c'era stato il terremoto all'Aquila e pregustavano gli appalti per la ricostruzione. Proprio lui. Lui ha concesso una meravigliosa, dal punto di vista dello studioso, sia chiaro, intervista a Repubblica, dove svela l'arcano, perché ricordate forse la conferenza stampa di quel ministro, peraltro adesso è sindaco rieletto a furor di popolo nelle ultime elezioni amministrative di un comune capoluogo di provincia, sia chiaro, quindi diciamo che si è elegantemente riciclato. Cioè, ricordate la conferenza stampa in cui lui diceva: ma se dovessi scoprire che quella casa dove abito qualcuno, per ragioni che mi sfuggono, me l'avesse pagata, io la restituirei subito. Non la restituite, ci vive ancora. Comunque, sappiamo almeno questo suo motivo di turbamento, il non capire chi, come, con quali soldi, è tutto pubblico, perché in questa intervista viene svelato. Dice quest'altro imprenditore, non quello che gli ha dato i soldi, è un altro, che però apparteneva alla stessa cricca, come l'hanno chiamata. Dice, più o meno testuali, l'ho citata diverse volte in pubblico, quindi ormai vado a memoria, ma è quasi un virgolettato. Dice: quando arrivano Natale e Pasqua, la classe politica batte cassa. Nel senso che noi imprenditori che facciamo parte della cricca dobbiamo pagare. Dice, mi telefona l'imprenditore, quello con la I maiuscola, quello di riferimento, e mi dice, devi portarmi 100, se non ricordo male, 120.000 euro, o 150 o 120.000 euro. Lui non si fida molto, per cui telefona a quello che è il vero boss del sistema, ve l'ho detto prima, l'alto dirigente ministeriale. Gli telefona per chiedere conferma. Dice, lui mi conferma, sì, devi pagare. È il momento, cioè è Natale, eravamo sotto Natale. Dice, quindi mi presento negli uffici di questo imprenditore, portando il mio pacchetto con il mio rotolino in tasca con i 120-150.000 euro, e dice, mi fa entrare nella sala riunioni della sua ditta, dice, e mi trovo davanti uno spettacolo come non avrei mai immaginato di vedere in vita mia. Dice, un tavolo, quello del tavolo riunione, tipo questo, dalle dimensioni tipo 3 metri per 2, e sopra quel tavolo un covone di banconote, tutti pezzi da 500 euro. Milioni di euro buttati su quel tavolo, dice testualmente. Ora, quei soldi, versati dai vari imprenditori che partecipavano agli affari della cricca della protezione civile, non erano sottratti dai bilanci di quelle imprese, casomai aveste dei dubbi. Quei milioni di euro buttati su quel tavolo erano sottratti dai bilanci pubblici, che avevano sovrappagato i lavori diciamo gestiti dalla cosiddetta cricca della protezione civile, e che avevano permesso di accumulare tanti e tali profitti, in parte convertiti in fondi neri, che venivano poi versati su quel tavolo per essere redistribuiti alla classe politica, come viene chiamata. I pochi che saccheggiano le risorse di tutti, perché quei bilanci potevano servire, come potete immaginare, a pagare
servizi sanitari, scuole, tante altre cose diciamo più utili che l'arricchimento dei poveri. Poi, siccome in Italia abbiamo inventato la commedia all'italiana, no? In cui la tragedia, perché questa è una tragedia, si mischia sempre alla farsa, l'imprenditore che vi sto descrivendo conclude, qui ci vorrebbe per interpretarlo tra Alberto Sordi e Checco Zalone, uno dei due, dice: milioni di soldi buttati su quel tavolo, tanto che con i miei 120.000 nel tavolo mi sono sentito un miserabile e nel buttarli sul tavolo me ne sono tenuti in tasca 5.000. Ha fatto la cresta, cioè si è tenuto, vedete che il problema è di fiducia. Tanto sapeva che una volta che sul covone venivano mischiati con gli altri, chi è che si metteva a contare e riconduceva la mancanza di 5.000 rispetto a quelle attese al suo lancio, al suo getto. Cioè gli altri si erano fidati di lui, non li avevano contati, ma lui ne aveva approfittato per fare un pochino il furbo, non troppo, 5.000 su 120.000. E poi conclude, se no rimaneva in sospeso la vicenda. La casa con vista Colosseo di quel ministro immaginario di cui parlavamo prima è stata pagata con un po' dei soldi prelevati da quel tavolo. Quindi sa anche esattamente, probabilmente l'ha associata temporalmente, da dove venivano i soldi con cui è stata pagata la casa con vista Colosseo del ministro Scaglione. Quindi vedete, erano parte di un circuito corruttivo più ampio che coinvolgeva decine di amministratori, funzionari pubblici, politici, che in qualche modo avallavano o in qualche modo favorivano con le nomine nei ministeri, con scelte politiche magari apparentemente distanti, anche diciamo di natura diversa. Cioè, il fatto che negli anni in cui la cricca diventava un'entità che gestiva una marea di appalti, tutto diventava emergenza. Queste erano decisioni politiche. Persino le visite papali diventavano emergenze. Quando il Papa si muoveva, andava in una città, era gestito dalla protezione civile come se fosse un'emergenza. Le manifestazioni internazionali, tutte, senza eccezione, programmate con anni di anticipo, diventavano tutte emergenze. In Italia siamo riusciti a gestire con criteri emergenziali persino le Colombiadi, cioè le celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, cioè da 5 secoli si sapeva. E con 5 secoli di anticipo siamo comunque arrivati corti, cioè emergenza pure con quello. Perché l'emergenza ovviamente a questo serve, no? Poi a gestire quelle risorse con criteri che permettono di allentare i controlli e di, come dire, operare in deroga anche alle leggi e regolamenti che dovrebbero almeno vincolare questo tipo di decisione. Ci dobbiamo avviare alle conclusioni, sì, anche perché abbiamo un treno. Allora, i costi della corruzione, quindi vi risparmio il MOSE, il governo degli appalti, tutta questa roba qua. C'erano un po' di citazioni gustose. Scusatemi, io faccio un corso all'Università di Etica Pubblica e Politiche per l'Integrità nell'Amministrazione che è di 63 ore. Quindi vi potrei intrattenere non stop, da adesso fino forse a martedì mattina alle prime ore dell'alba. Quindi, però non lo farò ovviamente. Però ecco, questo per scusarmi della mia tendenza a essere un po' lungo. Cioè per cui tendo poi a accumulare, però il materiale tanto rimane, poi è a disposizione e ve lo scorrete con calma. Però i sintomi e i costi della corruzione. Allora, qui torno per un attimo in Toscana, perché un'altra rappresentazione della corruzione, guarda caso ancora nel 1300, straordinaria, ce la dà Dante Alighieri, il quale nel 21esimo canto dell'Inferno dedica parole di grande sdegno morale, forse tra quelle più indignate che lui utilizza, perché lui non ha veramente alcuna pietà, alcun senso di compassione umana, nei confronti dei barattieri, che sono i corrotti del 1300. Coloro che barattarono l'esercizio della funzione pubblica, come dice Dante, che accaffarono ascosamente, che arraffarono in modo nascosto, in modo occulto, nei suoi tempi, in base alla legge del contrappasso, punendoli con la sanzione divina, che non può che essere legata al fatto che se sei corrotto non puoi che rubare in modo nascosto, in modo occulto, e quindi qual è la sanzione che ti tocca, la pena che ti tocca per il contrappasso? Sarai immerso per l'eternità in un lago di catrame nero, l'opposto della trasparenza, cioè l'oscurità completa. Hai rubato in modo occulto? Bene, per l'eternità sarai immerso nel catrame nero, nella pece ribollente. Vedete, quando provano a riemergere, i poveri corrotti vengono rituffati in acqua come se fossero arpionati con questi uncini, rituffati nella pece, nel catrame ribollente. Tra l'altro, se mi è permessa un'ultima, lo giuro, breve digressione biografica, da Pisano, che ha vissuto per 30 anni a Lucca, trattato dai propri familiari con ostilità, con grande ostilità, tutti i familiari, figli, moglie, tutti,
La soddisfazione con la quale, rispolverando gli studi liceali, ho scoperto che secondo Dante la capitale mondiale della corruzione, la città dove ognun ve barattier, tutti sono corrotti, è Lucca. Lucca, ognun ve barattier forché Bonturo, tutti sono corrotti forché Bonturo dati, che era il capo del governo lucchese dell'epoca di Dante, non fuorché lui, perché lui è l'unico onesto, perché lui è talmente corrotto che neanche gli puoi dare del barattiere, cioè lui è oltre la corruzione, cioè è talmente corrotto che poi coi soldi delle tangenti, quando fu esiliato, alla fine se ne accorsero persino i pazienti cittadini lucchesi che rubava, lo esiliarono a Firenze, lui coi soldi delle tangenti intascati a Lucca si è comprato una tomba monumentale alla chiesa di Santa Maria Novella. Quindi potete visitare quest'altro monumento alla corruzione italiana del 1300, cantata da Dante. Però qual è la ragione di questa rappresentazione? Che anche qui, così come i Lorenzetti proietta nell'affresco dell'allegoria del cattivo governo la realtà della corruzione nei suoi effetti devastanti, così Dante con una frase cattura l'essenza della corruzione. Perché lui si affaccia dall'alto nella tenebra impenetrabile dell'inferno, su questa bolgia che è fatta di catrame nero, quindi nero su nero o nero nel nero, quindi non dovrebbe vedere nulla. Nel descrivere questa bolgia, che è quella dove stanno i corrotti, dove è la corruzione, lui dice: e vidila mirabilmente oscura. Mirabilmente oscura. Due parole, un simoro, che sembrano negare l'uno l'altra. L'una l'altra. Perché se è oscura, come fa a esserlo in modo mirabile? In modo che. Questa è la realtà della corruzione. È oscura perché i corrotti e i corruttori che violano le leggi, che violano le norme sociali, che violano i principi etici, l'etica pubblica, lo fanno in modo occulto, perché temono che qualcuno se ne accorga, che stanno saccheggiando le risorse di tutti, che stanno tradendo la fiducia che è stata loro in qualche modo concessa. Lo fanno in modo occulto, ma la loro corruzione in qualche modo rimane mirabile, cioè lascia dei segnali, lascia delle tracce. E allora la sfida qual è? Riconoscere queste tracce. Cioè trovare degli indicatori che ci permettono di capire, era il secondo tema che tratterò veramente in modo molto rapido, cioè proprio con una carrellata, di capire che c'è corruzione. Quali sono questi segnali? Bene, l'indice di Transparency International, la percezione degli esperti. Gli esperti sentono che in Italia c'è tanta corruzione e lo denunciano. Eccola là, l'Italia. È quella al 60, intorno al 50° posto. Quart'ultimo in Europa l'ultimo anno. Poi, altro indicatore, l'esperienza. In Italia il 7% dei cittadini, lo vedete, dichiara di aver ricevuto una richiesta di tangente negli ultimi 12 mesi, nell'anno precedente, per avere accesso a 5 servizi pubblici essenziali. Un altro indicatore, no? Il fatto che i cittadini hanno questo tipo di esperienze nei loro contatti con la pubblica amministrazione. E poi ancora, gli indicatori che in qualche modo si basano su correlazioni statistiche. Sappiamo che i paesi più corrotti sono i paesi più poveri. L'Italia sta qua, è un'anomalia. L'Italia ha sempre un'anomalia su tanti profili. È relativamente ricco, ma ha molta più corruzione di quella che ci si aspetterebbe in base al suo livello di ricchezza. Comunque non ci preoccupiamo perché da almeno 30 anni siamo in coda a tutte le classifiche sulla crescita economica, per cui probabilmente col tempo questa anomalia si andrà riassorbendo e torneremo dove ci meritiamo di stare in base alla nostra corruzione. O spero viceversa, cioè combatteremo la corruzione più efficacemente di quanto abbiamo fatto finora. Ancora, i paesi più corrotti sono quelli dove ci sono maggiori sperequazioni nella distribuzione del reddito. Cioè i paesi più corrotti sono quelli nei quali il gap, il differenziale tra le fasce più ricche e quelle più povere della corruzione sono maggiori, quindi non solo sono più poveri, ma la ricchezza è distribuita in modo più iniquo. E anche qui l'Italia, diciamo, non è proprio messa malissimo, ma non brilla anche qui per equidistribuzione del reddito. E ancora, più corruzione significa, è un altro indicatore, una burocrazia, una macchina amministrativa che funziona peggio. I paesi più corrotti sono quelli, la posizione dell'Italia si spiega così: indice di percezione della corruzione non è più ci si sposta a destra, più corruzione c'è, è il contrario, perché questo è un indice basato sulla trasparenza dei vari paesi. Quindi i paesi che si collocano più a destra sono i paesi più trasparenti, meno corrotti. Quindi un punteggio più basso significa più corruzione, meno trasparenza, molto banalmente. Quindi l'Italia molto corrotta e alto numero di procedure per le imprese. Non solo, alti tempi, quindi tempi lunghi di attesa per coloro che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Tutti quelli che vi descrivo sono circoli viziosi, che vuol dire che non c'è una univocità nel rapporto causa-effetto. Tutti quelli che vi descriverò, paesi dove c'è più corruzione,
Ovviamente sono paesi in cui gli imprenditori hanno più incentivi a ricorrere a strumenti alternativi per, diciamo, bypassare le pastoie burocratiche, i labirinti burocratici. Quando c'è corruzione, coloro che operano all'interno di quei processi decisionali hanno tutto l'interesse a rallentarli il più possibile, a renderli il più vischiosi possibili, perché questo aumenta la loro capacità di riscuotere tangenti in cambio. Cause e effetti si intrecciano tra di loro. Quindi, esempio da manuale di circolo vizioso. Questo vale per tutti gli indicatori. Altro aspetto drammatico: la corruzione genera un circolo vizioso che lega la pratica della corruzione alla sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche. Ovviamente i paesi più corrotti sono quelli in cui si matura un maggiore disincanto, dove c'è minore legittimazione delle istituzioni pubbliche, perché si ritiene che chi ci governa sia corrotto. E naturalmente, quando c'è sfiducia, aumentano gli incentivi a ricorrere a strumenti alternativi, ai contatti personali, alle relazioni, piuttosto che richiedere che in qualche modo vengano garantiti dei diritti su basi universalistiche. Si richiede il favore personale, il contatto, la relazione, e quindi si alimentano i circuiti corruttivi. Anche qui circolo vizioso. Non li faccio tutti, mi limito a elencarli. I paesi più corrotti sono quelli dove le imprese investono di meno in innovazione e sviluppo, in ricerca, perché non è questa la chiave per avere successo. Nei paesi più corrotti gli imprenditori hanno successo cercando contatti e relazioni personali privilegiate, magari assumendo un faccendiere piuttosto che un bravo e talentuoso giovane in grado di innovare i suoi processi produttivi. Quindi si assumono meno ricercatori nei paesi più corrotti, in compenso si assumono più avvocati. I paesi più corrotti sono quelli con la più alta densità di avvocati rispetto alla popolazione, perché ovviamente è un esempio di correlazione spuria, cioè non c'è un legame diretto tra le due variabili, entrambe sono la conseguenza di un'anomalia di fondo, cioè un sistema amministrativo, istituzionale e anche, diciamo, di un tessuto di norme sociali che favorisce e alimenta il contenzioso, quindi la domanda di servizi di risoluzione delle controversie tra cittadini e Stato, ma anche tra cittadini, quindi domanda di servizi di risoluzione legale delle controversie e corruzione sono due strade alternative per cercare di affrontare e risolvere gli stessi problemi. L'incertezza che deriva da un contesto in cui non ci si fida dello Stato, lo Stato non si fida di noi, lo Stato non si fida dei suoi funzionari e quindi aumenta il contenzioso. Questo è il circolo vizioso più drammatico, più drammatico. I paesi più corrotti sono quelli nei quali c'è un più basso livello di istruzione rispetto alla popolazione. L'Italia è alternativamente l'ultimo al penultimo posto tra i paesi OCSE dell'Unione Europea per livelli di diplomati e laureati rispetto alla popolazione. Siamo il paese più ignorante in termini proprio tecnici tra tutti quelli dell'Unione Europea e dell'OCSE, sulla base di un criterio certificabile come diploma di scuola superiore o possesso di un titolo di laurea. Anche questo è un circolo vizioso. Perché? Perché i paesi più corrotti sono quelli nei quali i rubinetti della spesa si aprono più generosamente nei settori dove la corruzione rende di più, dove i pochi possono saccheggiare meglio le risorse di tutti. Grandissime opere infrastrutturali, forniture militari, per fare alcuni esempi. Lì si spende generosamente. Dov'è che si spende di meno? Nei settori dove la corruzione rende di meno, tra cui purtroppo scuola, istruzione, ricerca, cultura, lì si spende poco relativamente. L'effetto di lungo periodo qual è? Che la popolazione è, diciamo, meno dotata di strumenti, diciamo, di conoscenza, di elaborazione delle informazioni e quindi diventa ostaggio di una classe politica corrotta. E qui il circolo vizioso si chiude. Si allentano, si indeboliscono tutti gli strumenti di controllo politico e sociale che dovrebbero essere il presidio più forte contro la corruzione. Naturalmente, altra conseguenza, più corruzione, più fuga di cervelli. Paesi più corrotti, tra cui l'Italia, vedono un maggiore differenziale tra l'afflusso di popolazione che ha un alto grado di istruzione e invece coloro che fuggono. E più corruzione, più ovviamente penetrazione mafiosa. La parte conclusiva, e chiudo, proprio alcuni cenni, perché questa è la parte che doveva alimentare la speranza. Invece, per citare, lasciate ogni speranza voi che entrate, siete voluti venire al seminario sulla corruzione e così imparate che speranze. No, ci sono. Io parto dal Papa perché non sono cattolico, quindi non sono in conflitto di interessi, non c'ho da fare. Però, oggettivamente, da laico non cattolico, devo dire che le parole analiticamente più rigorose e credo anche eticamente più fondate che si sono ascoltate nel discorso pubblico in Italia, non solo in Italia, negli ultimi anni sul tema della corruzione, vengono da Papa Francesco, comunque uno la pensi in base al proprio credo. Ad esempio, questa descrizione che lui dà della natura della corruzione è straordinaria da un punto di vista analitico, cioè ci trovate in filigrana molto di quello che vi ho raccontato prima.
moltissimo di quello che vi ho raccontato prima. Il fatto che la corruzione, oltre che essere il brodo di coltura in cui attecchiscono le mafie, per le ragioni che vi dicevo prima, trova sempre il modo di giustificare se stessa, di presentarsi come la soluzione, la condizione normale, la soluzione di chi è furbo, no? Il fatto che appunto crea un tessuto di regole alternative a quelle dello Stato, che in qualche modo diventa anche una fonte di legittimazione, di autolegittimazione. Cioè non si ha più la percezione di tradire la fiducia di un potere che ti è stato delegato non per curare i tuoi interessi, ma per curare interessi altrui, l'interesse della tua collettività. Ha una natura contagiosa e parassitaria, esattamente quello che vi dicevo prima, perché si nutre non di ciò che di buono produce, ma di quanto sottrae e rapina. Radice velenosa che altera la sana concorrenza e allontana gli investimenti. In fondo la corruzione è un habitus costruito sull'idolatria del denaro e la mercificazione della dignità umana. Mercificazione è traduzione in merce, in denaro, della dignità umana, la dignità di chi è stato investito fiduciariamente di un potere non suo. Perfetto. Cioè, lui usa parole un po' più alte di quelle che ho usato io, però è esattamente lo stesso concetto. Per cui va combattuta, dice Papa Francesco, con misure non meno incisive di quelle utilizzate per combattere la mafia. E allora lasciamo perdere le politiche antimafia, qual è in soldoni, e chiudo le ultime due slide, qui c'è alcun esempio di cose virtuose, esempi virtuosi che vi volevo mostrare. Non dobbiamo perdere speranze, uno perché il nostro paese è ricchissimo di legalità sommersa, e qui Altan secondo me ci ha colto in pieno, il che vuol dire che è ricchissimo di contesti in cui, nonostante la pratica della corruzione rimanga e permanga spesso la strategia più redditizia, più conveniente, con bassissimo rischio, molti dicono no, la stragrande maggioranza dice no, sono ancora i pochi che saccheggiano la collettività, i pochi, non dimentichiamocelo, ma i pochi sono consapevoli, coesi, solidali, i molti spesso sono disorganizzati, inconsapevoli, dispersi e anche sfiduciati. Quindi la legalità sommersa e disorganizzata in qualche modo dovrebbe venire a galla, dare buoni esempi e organizzarsi un po' meglio. La sfida qual è, a mio modesto giudizio? Io vi ho descritto sommariamente nella parte conclusiva i circoli viziosi che alimentano la corruzione, sono tantissimi. Si basano sulla sfiducia nei confronti delle istituzioni, che ci porta a abdicare dal nostro potere di controllo, spesso abdicare anche ai diritti fondamentali come il diritto di voto. Tanto sono tutti ladri, a che serve votare? Altro frutto velenoso, altra tossina che la corruzione e la percezione della corruzione diffusa introduce nei processi democratici. Alimenta una selezione alla rovescia. In un contesto di questo tipo di delegittimazione e sfiducia hanno facile successo, no? Gli appelli dei demagoghi, ad esempio, o di chi i voti se li compra, non ha più bisogno di acquisirli con la qualità della propria, la bontà della propria offerta politica. E anche questo è un frutto malato, nocivo della corruzione. Quindi c'è questo circolo vizioso di fondo che fa sì che la percezione della corruzione diffusa alimenti questa sfiducia, che è una tossina che a sua volta fa sì che tutto quello che si riesce a fare sono poche politiche calate dall'alto. Non vi parlerò dell'hashtag spazzacorrotti dell'ultima legge, che è un pannicello caldo, per carità, rispetto alle leggi criminogene del passato prendiamoci anche quella, ma non è che risolverà il problema della corruzione, non la spazzerà via, scordiamocelo, che determina inefficacia delle riforme e che a sua volta alimenta la sfiducia. Quindi un circolo vizioso. Ecco, va invertito. Partecipazione dal basso dei cittadini e anche degli amministratori di buona volontà, che sono tanti, all'elaborazione di strumenti più efficaci. Questa è la chiave. Quindi rafforzare tutti i presidi di cittadinanza attiva che esistono, che già ci sono, rafforzarli e in qualche modo renderli una realtà più consapevole del poter fare massa critica, del poter fare rete. Questo determinerà una capacità di esercitare una funzione di controllo e quindi anche una funzione di sanzione politica e sociale nei confronti delle pratiche di corruzione che tendono sempre di più a dissimularsi, a nascondersi nell'ombra. Questo darà un po' di fiducia, no? Rianimerà, e la maggiore fiducia alimenterà la partecipazione. Questa è la sfida che peraltro alcuni paesi, come i paesi scandinavi, hanno attuato con successo negli anni scorsi. Perché? E l'ultima slide, e poi ci sono i consigli bibliografici. Perché? Ultima slide. Ho solo mezz'ora di ritardo. Perché i Lorenzetti a Siena non rappresenta soltanto il cattivo governo, il governo corrotto con i suoi effetti nefasti sulla collettività, rappresenta anche il buon governo. No, anzi, addirittura nell'affresco una parete è del cattivo governo, le altre, le restanti, sono del buon governo, quindi gli dà uno spazio maggiore. E non è che rappresenta in un caso l'Italia o i paesi corrotti, nell'altro la Svezia, cioè rappresenta Siena, che può incamminarsi sull'uno o sull'altro sentiero.
In un caso, l'abbiamo visto, povertà, ingiustizia, miseria, degrado ambientale, urbanistico, eccetera. Nell'altro, prosperità, giustizia, equità, bellezza, bellezza dell'ambiente, bellezza della città. E qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Qual è la chiave di lettura? Non che la... Nel cattivo governo c'è il governante con le corna che sembra un diavolo, e qui lo vedete, il governante c'ha questa barba bianca, no? Sembra l'incarnazione della saggezza, della lungimiranza. No, non è l'aspetto fisico del governante, perché le fattezze possono cambiare, no? Basta mettersi una maschera, si diventa l'uno o si sembra l'altro. La vera differenza, e qui ancora rimpiango Tommaso Montanari che ve l'avrebbe raccontata molto meglio di come farò io, però la vera differenza è questa: nel buon governo c'è un dettaglio, all'apparenza un dettaglio, che nel cattivo governo non c'è. È questa specie di nastro, questo, che dal grembo del governante, di colui che governa, dell'amministratore cui è stata affidata la cura degli interessi collettivi, si lega, scende e lo lega, lo collega alla sua comunità. È il vincolo, no, che li lega, che è un vincolo che va in due direzioni. Ti deleghiamo il potere, la corda da un lato ti regge, ti affida il potere, ma diventa anche la responsabilità, siamo in grado in qualche modo di richiamarti all'ordine, di renderti responsabile dell'esercizio di quel potere. La corruzione è questo, è ciò che corrompe, rompe, interrompe questo nastro, no? Allora la sfida è di cercare questo nastro sfilacciato di responsabilità da un lato, ma di fiducia dall'altro, di ricostruirlo con gli strumenti a nostra disposizione. Grazie. Bene, grazie Vannucci. Sentiamo adesso, come sempre, domande da parte vostra. Approfittiamo. Quanti minuti abbiamo ancora? 20 minuti mi sembra. 5. No, sto scherzando. 20 mi sembra. 20 minuti. 20 minuti complessivi. Quindi domande brevi, risposte brevi. Prego. La mia aspirazione era essere esaustivo, quindi se non ci sono domande non mi offendo. Ma... raccogliamo tutte. Buongiorno. Io avrei una curiosità. Ho visto che dal 2001 al 2009 molti grandi eventi sono stati trattati come stato di emergenza, ma sono stati davvero tanti. Io mi chiedo, ma dopo il terzo o quarto che hanno visto, che dicevano che i tempi erano sempre brevi, e io so che quando c'è un grande evento ti avvisano anni prima, nessuna grande personalità si è mai chiesta come mai e ha fatto qualcosa? Grazie. Grazie. Prego. A proposito di causa effetto, dato che nel corso della mia vita, come io sono ancora in attività tra l'altro, ho avuto esperienze dirette di situazioni nel campo del privato, di corruzione, e ho sempre avuto il dubbio se la causa della corruzione fosse da ricercare nella cultura, la nostra cultura, o viceversa. La mia domanda è questa. Ok, qual è la causa culturale? Fantastico. Sì. Grazie. Prego. Mi è venuto spontaneo perché qualche tempo fa, sia in Italia che in Europa, si è ricordato i 100 anni di Andreotti. Nella nostra cultura, per cui dopo tutto quello che è successo, noi stiamo ancora valorizzando una figura. Grazie, anche ottimo. Forse una banalità, ma c'è chi postula una correlazione tra i meridiani, cioè le latitudini equatore nord, e l'intensità della corruzione della corruzione. Può essere vero o no? Cioè, non l'ho capito niente. La correlazione secondo la quale ci sarebbe più corruzione
nel vicino all'equatore, cioè nei paesi caldi come il nostro, il sud, okay, e meno nei paesi freddi come un pezzettino, non so, dell'Italia del nord e sud. Capito. Grazie della lezione. Lei ha detto che l'ultima legge anticorruzione è inadeguata. Quali sono gli elementi che mancano? Su che cosa si dovrebbe battere per avere una legislazione adeguata? Abbiamo altre domande? Questa è tanta roba, eh? Cioè, lo so. Non vorrei qualcuno sostenga che poi non ci si dà la parola. No, assolutamente. Noi siamo assolutamente favorevoli a... Come? Ok, un attimo che mi segni anche questa, l'ultima cantone, la so. Grazie. Dunque, cioè abbiamo una ventina di minuti. Allora, grazie delle domande, alcune delle quali richiederebbero tutte in realtà, volendo, ovviamente un tempo molto superiore a quello che abbiamo a disposizione, quindi scusatemi se sarò ancora più frammentario e a tratti impreciso di come sono stato nell'esposizione precedente. Dunque, vado in ordine. La prima questione: nessuno si è mai posto problemi sul fatto che vi fosse un proliferare di emergenze, che in realtà non è soltanto nel periodo 2001-2009, cioè gli anni d'oro della cricca della protezione civile, ma è sicuramente antecedente, si è gestito con, lo accennavo prima, le Colombiadi, quindi oltre un decennio prima, l'Italia 90, tutti i grandi eventi che hanno accompagnato e anche medi eventi che hanno accompagnato diciamo nell'arco degli ultimi decenni la loro realizzazione dall'Expo a questo negli ultimi anni, immancabilmente si sono dovuti confrontare col fatto che la gestione delle procedure ordinarie, che in qualche modo è una gestione che presuppone l'infedeltà del funzionario pubblico, si basa su una sfiducia di fondo nel fatto che il funzionario pubblico, lasciato a se stesso nell'attribuzione di un potere discrezionale, possa operare nell'interesse di tutti. Non si fida di lui, e quindi che cosa fa? Lo sovraccarica di incombenze, di doveri, di procedure faraginose, complicate, con tanti meccanismi di controllo dei quali si verifica puntigliosamente l'adempimento, al che il funzionario, sentendosi sfiduciato, reagisce tipicamente con un atteggiamento difensivo, si prende tempo, e siccome poi la manifestazione internazionale va fatta, il mondiale di calcio, e l'appalto relativo si finisce per essere affidato in deroga a ogni legge vigente per tramite ordinanze. Il meccanismo della protezione civile ha portato ha elevato a sistema quella che comunque era una prassi prevalente anche negli anni precedenti. Il mio maestro Alessandro Pizzono lo chiama il circolo vizioso delle garanzie. Dice: siccome non ci fidiamo del funzionario pubblico, gli leghiamo talmente le mani che alla fine si blocca tutto. A quel punto, siccome poi qualcosa bisogna realizzare, e la grande opera, la grande manifestazione pone una scadenza ultimativa, a quel punto si va in deroga, e l'universo delle deroghe, delle emergenze reali o fittizie, è l'Eden della corruzione, perché a quel punto le risorse affluiscono copiosamente, saltano tutti i meccanismi di controllo, tutto viene deciso con altissimi gradi di discrezionalità. Quanto ci sia, diciamo, di tare sistemiche, per usare un eufemismo, del sistema politico-amministrativo italiano, voglio dire, e quanto sia invece di deliberato, di costruito, questo dovrebbe essere oggetto di discussione. Che l'emergenza rifiuti a Napoli sia durata 20 anni e non abbia prodotto un Everest di rifiuti, perché se il sistema era bloccato non si raccoglievano rifiuti per strada, e a poco l'altezza sarebbe salita fino a raggiungere quella di una, forse non l'Everest, la cordigliera delle Ande, ecco, un po' meno, ma i rifiuti in strada c'erano sempre, però nello stesso ammontare, cioè quanto entrava era uguale a quanto usciva, però si faceva in modo che ci fosse sempre un grosso ammontare di rifiuti in strada, in modo che tutto poteva essere gestito con strutture commissariali.
che comportavano esattamente quello: appalti assegnati e prorogati indefinitamente, prezzi che saltano da ogni parametro di mercato. Mica possiamo rispettare i parametri di mercato, c'è l'emergenza. E quindi arricchimento in debito, diciamo, enorme di pochi a danno dei bilanci pubblici. Quindi emergenze costruite, verrebbe da dire. Quindi è evidente, nessuno si è mai posto dei problemi. Le dico soltanto, nel dibattito pubblico sicuramente no, perché poi da queste emergenze, e la logica della corruzione è inerentemente collusiva e consociativa. Quindi tra quei pochi che si arricchiscono a spalle della collettività c'è sempre qualcuno che appartiene un po' a tutte le parti, quindi queste cose non vengono mai denunciate. Però io ricordo una cosa che mi ha colpito. La Corte dei Conti, in un suo rapporto alla fine degli anni 80, basandosi su altri tipi di emergenze, anche emergenze reali come i terremoti, citava la cultura dell'emergenza come un fattore criminogeno che propiziava la corruzione. Fine anni 80, inizio anni 90. 2001, porta a porta, all'epoca avevo ancora la televisione, addirittura per farmi del male ogni tanto la guardavo pure, ma la guardavo per una ragione, diciamo, scientifica. Io insegno scienza politica. Era la serata in cui Silvio Berlusconi presentava il suo governo, che non era ancora un governo perché le elezioni non le aveva ancora vinte, ma tutti sapevano che le avrebbe vinte. E appare, tira fuori come un coniglio dal cilindro, un jolly dal mazzo, il suo ministro delle infrastrutture, il suo ministro dei lavori pubblici, e qualcuno forse ricorda, anche perché la sua ditta, d'improvviso le opere pubbliche in Italia diventano tutte, diciamo, trafori, tunnel, gallerie, tutte, anche c'aveva la ditta, la principale ditta di ingegneristica che gestiva le gallerie, che naturalmente non era in conflitto di interessi perché l'ha affidata alla moglie e ai figli, quindi non aveva più alcun interesse personale. Quindi, e io veramente affranto, ascoltai quello che sarebbe diventato di da poco il ministro dei lavori pubblici sostenere testualmente, virgolettato, che era l'ora di farla finita, di pensare che le opere pubbliche andavano gestite tutte come se fossero delle emergenze, perché andavano portate, condotte in porto. Di lì a poco Berlusconi avrebbe vinto le elezioni e sarebbe stata approvata una legge chiamata legge obiettivo per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Ricordate la lavagnetta dove segnava qui ci facciamo la passante, qui ci facciamo questo, non ne hanno completata una praticamente. In compenso, diciamo, copiosi miliardi sono affluiti in quei circuiti corruttivi, lì ci sono anche le inchieste che lo attestano, e tutto è stato gestito con criteri emergenziali. Ci è voluto Cantone, così rispondo anche all'altra domanda, nel 2000, mi pare l'anno scorso, due anni fa, che quando finalmente è stata abrogata ha detto: beh, però la legge obiettivo era una legge criminogena, così l'ha chiamata, legge criminogena. Quindi questo è il modo con cui l'emergenza è stata gestita nel dibattito pubblico, con molta tolleranza, direi con sospetta tolleranza. Poi, corruzione nel settore privato, le cause della corruzione. Beh, qui siamo ai massimi sistemi. Da cosa nasce la corruzione? La corruzione nasce da un insieme di fattori. Allora, uno molto banale, che diciamo fa appello alla razionalità degli individui, il fatto che c'è più corruzione nei paesi dove si può guadagnare di più rischiando di meno. E questo è sicuramente il caso italiano, perché se entri nei circuiti corruttivi puoi avere dei profitti inimmaginabili. Io le ho lette le intercettazioni in cui i corruttori che iniziano a pagare i tangenti sono increduli: ma come mai mi danno tutti questi soldi per questo appalto? È pazzesco, cioè questa roba qua vale un quarto di quello che mi pagano, perché? E poi glielo spiego: guarda che però una quota la devi ridistribuire come tangente a... per cui si può guadagnare molto. Quanto si rischia? Sembra abbastanza poco, sembrerebbe. Quindi questo è un modello di spiegazione che ha una sua valenza. Se tu aumenti la capacità di deterrenza dell'azione di repressione penale, magari non inasprendo le pene che non serve a nulla, cioè creando dei meccanismi per rendere più probabile l'emergere dei reati, allora possiamo aspettarci che un numero minore di persone ceda alle tentazioni della corruzione. Però io sono d'accordo con la, diciamo, l'intuizione che se questa variabile, diciamo, del calcolo costi-benefici della corruzione, chiamiamolo così, è rilevante, ancor più rilevante è il fatto che esiste in una fascia significativa della popolazione una disponibilità che si traduce in una debolezza delle barriere e dei vincoli morali all'opporsi a questo tipo di pratiche. Cioè, le barriere morali nei confronti della corruzione probabilmente in Italia sono relativamente più deboli rispetto a quelle che osserviamo in altri contesti.
i fattori culturali di cui si parla. Però, e qui è uno spunto di riflessione direi cruciale, che cos'è la cultura? Come nasce la cultura? Questi valori da dove vengono fuori? Cioè noi siamo antropologicamente intrappolati in modelli culturali prefissati che ereditiamo da secoli e che ci portano a essere più propensi alla corruzione? No, sì, c'è qualcosa che ovviamente si, hanno una sponda anche nei valori religiosi sicuramente. No, assolutamente no. Perché quel tipo di valori che possono costruire, valori etici anche, visto che si parlava di etica, che possono rappresentare un'efficace barriera al coinvolgimento nella corruzione, in qualche modo vengono continuamente plasmate, riplasmate all'interno di molti contesti, chiamiamole pure cerchi sociali, all'interno delle quali gli individui vengono continuamente socializzati. La prima, la famiglia, socializzazione primaria. Se ti insegnano i valori giusti nel tuo nucleo familiare, e non c'è questa deriva, l'hanno chiamata il familismo amorale, no? Per cui, scusate la volgarità, fregatene del prossimo, fottitene del prossimo, pensa solo agli interessi tuoi, dei tuoi congiunti, familismo morale, no? Quindi una moralità racchiusa soltanto all'interno di un nucleo ristretto di soggetti che non riconosce l'esistenza di un interesse ulteriore, collettivo. Se questi sono i valori che nascono e vengono in qualche modo trasmessi all'interno del contesto familiare, è ovvio che ci saranno deboli barriere anche rispetto al coinvolgimento nella corruzione. Però al di là di questo, e ripeto, non credo che le famiglie italiane siano mediamente più come dire, una matrice di corruzione superiore a quella di altre famiglie, non credo, non lo so, insomma, il tessuto di valori credo che sia abbastanza omogeneo anche rispetto ad altri paesi. Quello che mi preoccupa di più è il modello culturale che viene trasmesso nelle altre ulteriori cerchie di riconoscimento, come ad esempio il contesto dove si va a lavorare, il contesto del proprio... delle associazioni dove si opera, dell'ordine professionale al quale si è iscritti, no? Che tipo di valori vengono trasmessi in quei contesti? Cioè, se io vado a lavorare in un ufficio e, come dire, i miei superiori mi fanno capire che si è sempre fatto così, che sono sempre aggiustate le pratiche, i colleghi d'ufficio in qualche modo anche loro chiudono un occhio, anzi ti inducono magari a prendere parte a quei traffici, che tipo di barriere puoi maturare nei confronti della corruzione? Rispetto a quello in cui vai a lavorare in un contesto nel quale capisci che c'è un'etica e un rigore nel servizio pubblico assolute. È in quei contesti, quindi via via anche nel contesto del proprio impegno in ambito associativo, in ambito religioso, in ambito sportivo, che so io, in ognuno di questi contesti noi in qualche modo siamo al tempo stesso soggetti passivi di questa trasmissione di valori che determina la forza e la robustezza delle nostre barriere morali e al tempo stesso col nostro esempio e con l'esprimere giudizi morali contribuiamo in altri al formarsi di queste barriere. E quindi la cultura interpretata così non è più qualcosa che ci piove dall'alto, di cui siamo soggetti passivi, di inculturazione, come viene chiamato, ma diventiamo in qualche modo agenti noi stessi, ricettivi ma anche attivi, di un continuo plasmarsi di questi valori negli innumerevoli contesti nei quali ci troviamo ad operare. E qui ognuno può fare la differenza, può fare col proprio esempio, ripeto, con l'esprimere giudizi morali quando ne ha l'occasione. Quindi la cultura, per tornare a una sintesi, la cultura conta, ma forse va letta in chiave un po' diversa, un po' più, come dire, modellabile, plasmabile e soprattutto differenziata enormemente in contesti diversi. Cioè qualcuno mi deve spiegare se noi siamo condannati antropologicamente, geneticamente, a essere un popolo corrotto, come si spiega che il nostro paese abbia oasi di eccellenza e di integrità nella pubblica amministrazione e abissi che sprofondano nella corruzione generalizzata. Stessi uffici, anche magari territorialmente vicini. Come si spiega? Eppure la matrice culturale dovrebbe essere la stessa. Perché all'interno di quel circuito, di quella cerchia, quell'ufficio, quei colleghi si alimentano, quindi, di certi meccanismi che portano a un progressivo degrado delle barriere morali, in altri invece c'è l'innalzamento, il circolo virtuoso e il circolo vizioso. Quindi la cultura, dobbiamo, credo, leggerla come fattore, sì, che plasma, io credo sia il fattore decisivo, la capacità che molti hanno avuto in questo paese, alcuni anche eroicamente, di dire no alla corruzione, di denunciarla anche quando mettevano a repentaglio anche la propria integrità. L'Italia li ha avuti questi eroi civili, altri paesi no, qualcuno ha pagato anche un prezzo carissimo. Questo è il segnale che comunque, come dire, non è un dato universale e universalizzabile. Bene, sulla questione di Andreotti, ma si potrebbe scavare ancora più a fondo di Andreotti, insomma, stanno
l'eroe, in Italia qualcuno ha definito un eroe Mangano, che era un boss mafioso, perché aveva tenuto la bocca chiusa, un eroe. Quindi sull'eroismo di certe figure anche pubbliche, Mangano almeno non era una figura pubblica, pur essendo stato un dipendente di un ex presidente del Consiglio, dipendente diretto. Bene, sulla rivalutazione di Andreotti, di Craxi mi viene in mente un'altra figura, diciamo, per carità, non abbiamo un dibattito, però di cui sicuramente è certificato il fatto che era motore ultimo e garante di un sistema corruttivo che ha portato al saccheggio di una quantità di risorse pubbliche, che insomma stiamo scontando anche adesso. Il raddoppio del debito pubblico in Italia c'è stato negli anni del suo governo, e la corruzione ne è stata una componente, forse non determinante, ma una delle componenti di questo raddoppio del debito pubblico. Avevamo intorno al 65-70% all'inizio degli anni 80, siamo arrivati ai primi anni 90 ad avere il 120% di debito pubblico rispetto al PIL. Cioè, queste cose tendiamo a rimuoverle. Questi soggetti, cosa possiamo dire? Manca una memoria condivisa in questo paese, manca una memoria condivisa. E c'è anche un'ignoranza nel leggere la realtà storica di certi eventi. Quando vi mostravo il grafico drammatico più corruzione più ignoranza, andate a spiegare al cittadino medio la differenza fra l'essere prescritto perché sei stato, diciamo, hai favorito la mafia solo nel 1980, come il caso di Andreotti, che certificato terzo grado di giudizio in Cassazione, è stato favoreggiato la mafia, ha fatto favore alla mafia, ma solo fino al 1980. Ormai era prescritto quando è stato processato. Vallo a spiegare al cittadino che questo tipo di prescrizione comporta una responsabilità politica drammatica. Però a quel punto, già che lo spiega al cittadino, spiegalo anche ai suoi colleghi di partito che per poco non lo eleggono presidente del Senato dopo che c'era già stata la sentenza. Non so se lo ricordate, per pochi voti perse. L'elezione in cui ha vinto Prodi, mi pare. Quindi c'è un problema serio di memoria, ma anche di consapevolezza che certi tipi di responsabilità non passano necessariamente attraverso la condanna penale. Oddio, nel caso di Craxi c'è pure la condanna penale. Poi, la correlazione nord-sud, no, questa non mi convince, perché è una correlazione spuria, nel senso che sicuramente c'è una correlazione forte tra la latitudine dei diversi paesi e il livello di ricchezza. Che può avere, qualcuno ha anche azzardato delle spiegazioni sociologiche, cioè dove l'ambiente è più ostile occorrono legami più forti di solidarietà tra le varie comunità, che poi sono la matrice dello sviluppo, da dove l'individualismo che emerge dal fatto che tutto sommato la natura ti consente di dover avere meno preoccupazioni di sopravvivenza determina poi a lungo andare un indebolirsi di quei legami che sono anche la matrice dello sviluppo economico. Quindi esempio di correlazione spuria: paesi più a nord sono paesi più ricchi, i paesi più ricchi sono quelli che hanno meno corruzione. Quindi non è la latitudine, ma il legame indiretto, sì, un altro esempio di correlazione spuria. Cosa manca alla legge anticorruzione? Bene, avete tempo ancora per 2 ore? Sì, io no, perché ho un treno che mi aspetta. Direi che affronta un segmento non particolarmente significativo del problema di corruzione. Cioè affronta il segmento che guarda al discorso del tipo di sanzioni, dell'apparato sanzionatorio che presiede allo scoprire che c'è stato un reato di corruzione, e lo inasprisce, sostanzialmente lo inasprisce, il daspo a vita, e ci manca solo l'ergastolo per i corrotti. Ma il problema non è inasprire le pene, perché molte forme di corruzione passano attraverso modalità e meccanismi che li rendono non più tracciabili, non più rilevabili dai radar della magistratura. E quindi mi verrebbe da dire: volete combattere seriamente la corruzione? Allora, sì, rafforzate tutti gli strumenti di trasparenza, ma rafforzateli veramente, non quella trasparenza farlocca che si è attuata finora. Quindi trasparenza, prima condizione. Investite nell'istruzione pubblica, raddoppiate e triplicate la spesa nell'istruzione pubblica e nella cultura. Non producono effetti nell'immediato, cioè si tratta di investimenti di lungo periodo. Rafforzate i meccanismi di partecipazione attiva nella cittadinanza, che facciano sì che quella trasparenza sia utilizzata, cioè sia uno strumento per conoscere e per chiedere conto di come viene esercitato il potere pubblico. Questi sono i presidi anticorruzione, nessuno dei quali può essere spendibile con un hashtag spazzacorrotti, purtroppo. La misura più apprezzabile, secondo me, che non è neanche quella rivoluzionaria, va a sanare un vulnus, una ferita, è quella che richiede piena trasparenza anche delle associazioni e delle fondazioni politiche, che erano diventate sostanzialmente un escamotage associativo per rintascare tangenti senza farle risultare. Quella è una misura positiva, però quando poi leggo che gli strumenti di trasparenza saranno gli stessi già oggi utilizzati per i partiti, che sono totalmente inefficaci, cioè, anche questo forse è un po' sopravvalutato. L'ultima, Cantone e l'ANAC. Bene, Cantone giovedì prossimo terrà la lezione inaugurale del master, lo dico per fare
full disclosure, quindi del master in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione che dirigo a Pisa e che ha diciamo quest'anno una formula, cioè siamo uniti 4 università con Libera, Torino, Pisa, Napoli, Palermo, facciamo un modulo di lezione per ogni università su temi diversi, e appunto il modulo sull'anticorruzione è a Pisa e giovedì Cantone lo inaugura. Cosa penso di lui e dell'ANAC, insomma del suo ruolo istituzionale ovviamente, non di lui personalmente? Penso che l'ANAC finora sia stata una grande occasione in parte perduta, perché c'era bisogno di un'autorità anticorruzione che in qualche modo trasmettesse una serie di come dire, anche di valori, oltre che naturalmente di preoccupazioni. Il fatto che adesso chiunque lavora nella pubblica amministrazione sa che esiste un problema corruzione, prima poteva tranquillamente ignorarlo. Pensate che l'ANAC ha ereditato la struttura della vecchia autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che in 15 anni di attività e 15 rapporti al Parlamento non ha mai citato, pur occupandosi di contratti pubblici, mai citato una volta la parola corruzione, mai citato una volta la parola mafia o infiltrazioni mafiose. Le mafie e la corruzione negli appalti italiani, secondo l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, non c'erano o non rappresentavano un problema. Questa struttura è diventata ANAC, non dimentichiamocelo mai, l'ANAC non nasce ex novo, eredita questa struttura, e diciamo faticosissimamente, proprio con uno sforzo titanico, cerca di inoculare nel sistema almeno la preoccupazione che il problema corruzione esiste. C'è un problema di fondo, che lo fa con gli strumenti a sua disposizione. Regolazione, produce regole, produce norme, e quindi va a oberare ulteriormente un apparato che già di norme ne ha troppe. E quindi, come dire, questo è il limite, questo è il vincolo. Dovrebbe svincolarsi da questa logica del sovraccarico procedurale, lo chiama la stessa ANAC autocriticamente, dice, e prevale una logica dell'adempimento. Tutti vogliono adempiere e nessuno si preoccupa di verificare se effettivamente questi adempimenti producono un qualche risultato. Questo è il più grosso limite dell'anticorruzione dell'ANAC all'italiana. Si riuscirà a riorientare culturalmente, a livello di cultura amministrativa, il funzionamento almeno di alcuni uffici amministrativi, portandoli più a guardare al risultato, cioè al tipo di servizi, alla qualità dei servizi che vengono erogati alla collettività, più che al rispetto formale delle norme e all'adempimento della miriade di regole, incluse quelle sull'anticorruzione, che vengono offerte, allora forse inizierà a produrre qualche risultato concreto. Grazie, Rannuccini.